Quello che state ascoltando è Fumble-sama. Fumble-sama. Fumble-o. Fumble-o. Fumble sembra l'ottavo nano, però. Però scusa, abbiamo scritto qui su queste bellissime schede che ci hai fatto stampare che il suffisso o viene usato solo per i kami, gli spiriti, quindi per qualcosa di importantissimo. Quindi Fumble-o. Però sembra lo stesso l'ottavo nano. No. E invece è Fumble il gioco di ruolo, il podcast che si occupa di giochi di ruolo dal vivo. Siamo i primi in Italia e in italiano. E ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Ma non più gli ultimi, neanche su, non in Italia, ma soprattutto non su qwerty.it. Non su qwerty.it, dove trovate anche Sidequest, che è il nostro spin-off ufficiale di Claudio Pustorino. Yes. E Epoca, che è invece il figlio al prodigo che è tornato a casa. Alknos è molto orgoglioso di Epoca, che sta facendo anche i riassunti delle puntate delle sessioni precedenti. Quelle che non avete sentito le potete comunque scoprire sul sito di fumblegdr.it. Sì. Ogni quindi mercoledì, quando esce una puntata, esce anche la backstory. Mi ricorda molto Alknos quando scriveva le sue canzoni ogni tanto. Noi invece stasera giocheremo a La Leggenda dei Cinque Anelli. Oh mai wa mo shinderu. Oh mai wa mo shinderu. C'è anche il mo? Sì. E mo? Ah, e mo? La pronuncia. Oh mai wa mo shinderu. Io non ci proverò mai. La Leggenda dei Cinque Anelli è un gioco di ruolo giapponese, in realtà è americano, però è ambientato in un fittizio Giappone chiamato Rokugan, in cui si interpretano dei samurai, e questi samurai sono stati invitati a un matrimonio, allora insaputa. Ma a questo punto fate un tiro di così a bruciapelo cortigiano, perché chi fa più basso fa il riassunto. Di cortigiano, cioè etichetta? No, cortigiano. Posso aggiungere anche etichetta, perché ho tutti e due? No, puoi fare solo sinergia. Un tiro. Ma tanto lui non ce l'ha. Quindi. Appunto, su chi è? Cortigiano è su awareness, mi pare. Sì, ma saperlo me li alzavo di più, awareness, mettevo di meno in fuoco. Pensavo fosse tutto intelligenza, come in D&D. No. Che è tutto intelligenza. Qualunque abilità è su intelligenza. No, non è su intelligenza, mi sa. È su, controlliamo subito, stiamo anche tentennando lievemente perché stiamo aspettando. Etichetta Courtesan. Sì, era su awareness. Avevo ragione. Peccato, allora mi sa che tiriamo uguali. 23. Quanto tiri? 3, tieni 3? Sì. Io invece tiro 4 e tengo 3. No, tiro 3 e tengo 3. No, o tiro 3 e tengo 2. Quanto tiri... hai in awareness? 2. 2. Allora tiri 3 e tiri 2. Non posso. Eh no. Non so, posso esplodere. Puoi esplodere. Puoi esplodere. Fammi esplodere. No, brutto. No. No. Quello è 12. Ok. Kitsune. Che è successo l'ultima volta? Kitsune e i suoi compagni un tempo del lupo sono stati richiamati in maniera direi fraudolenta da questo vecchio compagno, fratello di colui che è morto in disonore, anche se per il pubblico c'è onore in questo, ma non per gli spiriti. Questo guerriero e i suoi compagni sono stati chiamati per presenziare al suo matrimonio e non si chiama mai un branco di lupi se non c'è una preda da cacciare. C'è qualcosa sotto e scopriremo cosa c'è sotto. Perché i lupi hanno un ottimo olfatto. E cosa avete scoperto di preciso su esattamente chi vi ha invitato, dove e quali altre persone hanno raggiunto il posto dove siete arrivati? Ma che ti aiuto. No, no, ce l'ho da qualche parte. No, questi qua siete voi. Shosuro era, no? Sì. Shosuro è sì, la famiglia Shosuro da cui vengono Yasotaro, che è morto, e Umon, che è quello che è ancora vivo. Mm-hmm. E cos'altro era? Che hai chiesto? La città. Dove vi trovate? Ecco, quella non mi sa che non l'ho segnata. Il nome clan dei leoni. Esatto. Kamabuchi. Kamabuchi, la città del clan dei leoni. Sì. Che ci hanno accolto. Il Dani ha accettato i nostri doni, tranne quello del monaco. Beh, non gliel'ha neanche chiesto. Non c'era poco da accettare. E stiamo indagando su cosa c'è di sotto, perché tra poco c'è il matrimonio.
E è arrivata un'ultima persona quando. Sì, il membro del clan della Fenice, un altro vecchio compagno. Un altro lupo è stato chiamato. Un altro lupo ha risposto alla chiamata del branco. E un altro lupo ora cerca la preda. E con voi c'è anche Hida Kaku. Kuko. Kaku. Soprannominato il clan del granchio. Che è il vostro compagno del clan del granchio. Quindi grosso e nerboruto. E un gran mangiatore e bevitore di sake, come è giusto che sia. Col monaco che lo ferma da spazzolare il piatto. Ottima mossa. Quando è arrivato a Kuseki, la situazione si è fatta un po' più leggera di quanto fosse prima. Sì, perché era circondato da donne. Era circondato da donne già praticamente innamorate di lui. E l'è bel figlio. Al primo sguardo. E le guardie le hanno tenute a bada mentre lui saliva le scale con tutto il suo fascino. Poi vi ha notato, è venuto verso di voi, vi ha salutato. Ida ha continuato a fare il suo giro di controllo della muraglia che stava facendo quando avete incrociato il vostro amico della Fenice. E Hakuseki vi chiede quindi che cosa sapete a questo punto, già che siete qua, del perché siamo qua. Cioè, conosco il Daimyo Matsu, ma non so perché siamo stati invitati. Pensavo di essere stato invitato solo io. Pensavo che mi volesse proporre in sposa sua figlia Mayumi, ma evidentemente quando è già tutto pronto. Quando avrai finito di parlare, forse potremmo dirti qualcosa. Il silenzio è d'oro. Uno scorpione e un leone si sono incontrati. Uno scorpione? Uno scorpione a due code. Si sono incontrati e hanno, con i loro probabilmente inutili versi, chiamato un branco di lupi per fare qualcosa. Questo non lo sappiamo, anche gli spiriti tacciono. Questo guerriero non ha idea del perché i lupi siano stati... Questo guerriero non sa perché i lupi sono stati chiamati. Questo guerriero sa però che c'è sempre un motivo. Xiang, non ho capito nulla di quello che ha detto Kitsune. Con tutto l'affetto che ti voglio per Kitsune. Perché uno scorpione e un leone? Parlo in prima persona, terza persona. Perché uno scorpione e un leone dovrebbero avere affari in comune? Non so. Siete qua da più tempo, perché non me lo dite voi? C'è Kaux anche dentro militare. Nient'altro. Vabbè, spero almeno che il Daimyo mi sappia dare delle risposte in più a questo punto. Non sono più così sicuro che il regalo che gli ho portato sia gradito, ma... Che cosa posso fare ormai? L'importante regalo è quello. Che non sia una rana. No, non sarà una rana. Però potrebbe avere qualche collegamento con una rana. Vabbè, credo che andrò a parlare con il Daimyo. Se dovessi vedere... Come si chiamava quello che è morto? Spingere le guardie. Come si chiamava quello che era morto? Quello che è morto è Yasotaro. Se dovessi vedere qualcuno che somiglia a Yasotaro, non ti preoccupare. Ah, quello intendevi con uno scorpione a due code. Un fratello. Ok. Acquisisce un pochino più di senso quello che hai detto prima. In sposa gli è stata data la figlia del Daimyo. Un leone ha ceduto il proprio cucciolo a uno scorpione. E siamo noi per decidere le sorti della buona Mayumi. Questi guerrieri sono stati chiamati... Ti accorgi qui che per un motivo. Ti accorgi di una cosa. Parla di lei in maniera molto colloquiale, sì. Come se la conoscesse da parecchio tempo. Beh, siamo tutti stati chiamati qui, anche tu nel tuo indaffararti in giro per la corte. Mm-hmm. Sai bene che in queste convocazioni, soprattutto quando vieni convocato con questo guerriero, non è per piacere. Lo deciderò io che cos'è per piacere, che cosa lui lo è.
mi metto la maschera e mentre mi giro cioè, ricordati che gli spiriti vedono tutto e mi allontano per cercare gli altri. Lui entra, passa attraverso il giardino dove stai meditando, mm-hmm. dopo aver depositato le armi all'ingresso ovviamente. Ti nota e da lontano urlando come come suo solito, eh? Come è suo solito, Xiang! Avevo sentito il tuo odore da qualche parte, è inconfondibile. Non mi muovo dalla meditazione. Senti che si sta avvicinando che a te. Che tanto sapevo se sarebbe avvicinato lui. E lo senti che si sporge sopra di te guardandoti dall'alto in basso letteralmente, perché lui sta in piedi, chinato su di te. E io mi alzo in quel momento per salutarlo rispettosamente. Ah, non stavi dormendo allora? No. Penso sempre che tu faccia finta di dormire quando fai queste cose. Se è l'impressione che do, allora sto meditando bene. Ben ritrovato. Tu mi sai dire qualcosa di più di quello che mi ha detto Kitsune all'ingresso, blaterando di fratelli, scorpioni, ragni e zanzare? Non so di che cosa abbiate parlato con Kitsune, ma... Mi ha detto che siamo qua per un matrimonio di sì. uno scorpione con la bella Mayumi. Di Shozuru. Ok. A quanto pare sembra il fratello gemello del compagno che abbiamo perso. E anche questo più o meno l'avevo capito. Non avevo capito gemello, però. Basta una... Scorpione a due code, cazzo! Fuori dal gioco la voce. Non di Kitsune, di Roberto. Fuori dal gioco la costruzione. Al cazzo! No. Tipo il Robin Hood quando si vede le comparse dietro, quello lì con la telecamera che esce fuori e commenta. Scusate. Hanno paura di una reazione da parte di Kachita-san. E sembra che la signora che andrà in sposa ci abbia chiamato per proteggere gli eventi di questo matrimonio. Ah, quindi è lei che ci ha chiamato? Beh, così sembra, perché a quanto pare né il daimyo né il Shozuru sembrano averci chiamato. Sembrano alquanto stupiti della nostra visita. Per quanto Shozuru non tema ripercussioni dagli eventi passati. Vabbè, Vi siete perso il pranzo? Ma non mi sono ancora perso la cena. No, vero. E non ho ancora perso nemmeno il matrimonio. E hanno un ottimo sake. Quindi immagino che Ida abbia già dato il meglio di sé. Non so come possa quell'uomo contenere più del barile che beve. Eppure la sua anima è così grande che lo spirito del sake ha tutto infatti lo spazio che gli può servire. Vabbè, torna pure a dormire, non ti preoccupare. No, io vado verso il laghetto. Vedi che stanno chiacchierando lì davanti al laghetto. Mi metto davanti all'acqua, tipo qualche centimetro. Metto un dito dentro e inizio a creare dei cerchi sempre più ampi per far spandere l'acqua e appoggio la maschera al centro che inizia a girare piano piano e poi si ferma da un lato e cerco di entrare in comunione con lo spirito del lago. Ok. Però per fare le domande. Ok. Ah, intanto vedete che Akuseki va verso la sala di ricevimento del daimyo. Io lo seguo, se posso. Sì. Gli chiedo come è andato il viaggio. Ti racconta che ci ha messo un bel po' perché si è fermato ogni tanto in qualche palazzo a soddisfare le richieste delle mogli dei daimyo. Stop femminile. Infatti, scrivi puttaniere, scusa. Akuseki è un samurai molto particolare. Forse ti è anche stato simpatico in passato, più degli altri, perché è molto poco formale. Non ha la tipica pettinatura da guerriero con il codino, tiene i capelli sciolti e lunghi, che è una cosa che in combattimento non sa da fare. Infatti nessun samurai degno di tale nome lo farebbe mai. Eppure lui, sprezzante di qualunque critica sociale,
tiene i capelli lunghi, sciolti, è sempre vestito molto bene, sempre molto profumato. Sai che la sua specialità è parlare con cortigiani, daimyo, shogun, generali, più che combattere. E aspetta nella stanza di ricevimento del daimyo. Io aspetto fuori. Vedi che dalla sacca che si portava in spalla tira fuori una scatolina di legno delle dimensioni più o meno di un portapennello, di quelli da calligrafia. Mm-hmm. E l'appoggia davanti a sé chiusa. Quello è evidentemente il suo dono per il daimyo. Giusto, non ce l'ho ancora calligrafia. Tu ci sei? Sì, e cerco di contattare, in questo caso ho detto lo spirito dell'acqua, che è quello peggiore che io posso contattare, quindi andiamo con lo spirito dell'acqua. Ma è anche quello che dà il nome alla puntata, quindi esatto. Dopo tutto va bene. Ok, cioè, perché io sono amico dello spirito, degli spiriti del fuoco e mi segue lo spirito della terra. L'acqua no. E quindi... Ma giusto, ma attirerò l'acqua perché l'acqua. Giustamente è quello che secondo me ne conosce di più ed è sicuramente quello più attivo, perché sennò me lo puoi far pagare di più se devo svegliarlo. Non solo, in questo specifico posto col laghetto che c'è, sicuramente quello è ben disposto. Ok, quindi, tieni un secondo, è la prima volta che lanciamo questo incantesimo, vediamo bene com'è, così almeno non devo riguardarlo 70 volte. Comunione, il tiro, lo lancio quindi con l'anello dell'acqua. Mm-hmm. Devo tirare. Mi puoi chiedere il raise se è addormentato o se voglio fare più domande. Che spirito è in campo? Vabbè, devo tirare e basta. Devi tirare e basta. Quindi devo tirare acqua. Sì. Più rank. E basta. C'ho bonus perché il posto è sacro. Tiri un dado in più, ne tieni comunque uno, però. Ok. Cioè ne tieni comunque tre. Quello che devi tenere. Ah, ok. L'acqua 2. Beh, non mi basta 10, quindi 15, 14. Ok. Perché è rank 1. Mi concentro e quindi solo due domande. E vedi che una delle carpe che sta nuotando nel laghetto, c'è la maschera che gira al centro delle onde, si alza, cioè va sotto la tua maschera e si alza fluttuando in aria davanti a te, lo vedi solo tu questo, con indosso la tua maschera e vedi che le gocce d'acqua che lascia dietro di sé scrivono praticamente un kanji che è una domanda. Una domanda, oh? No, ah, okay. È lui che lui mi sta chiedendo che vuoi. Che okay. Vuoi. Domanda mia invece al master. I rilanci devo chiederli prima perché alza la CD, giusto? Sì. Ok, quindi in teoria è sibillino. Oltretutto quelli dell'acqua sono più sibillini del normale. Però, però ti mandano immagini visuali. Immagini visuali. Sì. La prima domanda, guardo verso la maschera, mi concentro, abbasso il capo in segno di rispetto. E come si dice tipo acqua? Mizu. Mizu? Mizuo. Questo guerriero vorrebbe sapere chi ha latrato il richiamo dei lupi. E vedi che la maschera che stava fluttuando insieme alla carpa cade, si ribalta nell'acqua e mentre scende verso il fondo del laghetto, guardi dentro la maschera, vedi riflesso il volto di Mayumi. Mayumi, quindi non la figlia. La figlia. Ah, la figlia è Mayumi, la moglie? La moglie non hanno mai detto il suo nome, è la moglie del daimyo. Nessuno gliel'ha mai chiesto dopo tutto. E è una donna. Sì, ma è la padrona di casa. Ciao a tutte le ragazze che ci ascoltano. Il classico PNG con neanche la nuvoletta sulla testa. Cioè non ci si chiama Cater comunque. Non ve l'ha com'è, detto. Com'è che era Mayu, il spirito dell'acqua? No, Mizu. Mizu.
A quest'ora sarebbe morto. Sì. Beh, lui ci ha avuto anni per imparare a memoria, lo frustavano tipo, probabilmente se non imparava i nomi giusti, l'hanno picchiato quando era piccolo perché non sapeva col pennello a 2 anni far vedere l'arte della spada. Aveva un po' più di pressioni di me, Roberto, fidati, a memorizzare le cose. Mizu, giusto? Mizu. Mizu. La volpe vuole sapere... chi vogliono gli spiriti che il branco di lupi protegga. E in quel momento vedi che la carpa scende di nuovo sotto la maschera, dà una codata alla maschera che salta fuori, e tu, per evitare la maschera che ti stava volando in faccia, ti giri e alle tue spalle, che sta passando in quel momento tranquillo, okay, per andare da una parte all'altra della casa, vedi Umon. Che era? Lo scorpione. Sì. Quattro quindi, persone avete trovato. Ma quindi qual è il nome e qual è il cognome, cazzo? Shosuro è il la famiglia. Cognome. Sì, la famiglia. Shosuro, ok. E Umon Shosuro, quindi. No, Shosuro Umon. Umon. Che funziona al contrario. Prima dici sì, il cognome. Sì, ma per me stavo parlando col master. Ah. Ok. Il master si dice che si chiama Shosuro. Mi giro Umon mentre faccio così e mentre lo guardo faccio... cerco di afferrare intanto per fare il figo la maschera al volo. Okay. Senza guardarla. Ah, senza guardarla, allora fai una prova. Sì, sì, perché sto guardando Shosuro. Sto guardando Shosuro. Monta la maschera e finisci. Fai una prova tu. Posso usare rapidità di mano. Va bene, dai, puoi usare. Vai, Jack Barton. C'ho anche in... È questione di riflessi. Questione di riflessi. 10 esplode. Esplode, ritiro l'1 che tanto era. 6, 14, 24. Ok, riesci a prendere la maschera al volo. Prendo la maschera continuando a guardare Shosuro Umon e me la rimetto interrompendo il contatto con la comunione, come faccio di solito. Non è una mancanza di rispetto, è come dire ok, non hai più niente, non perdere più tempo con me, non hai più niente di utile. La povera carta. Ma in realtà è, qua è molto moderata, è un po' come consulente. Ah, è tipo è, scusami per non avere altre domande così importanti da occupare il tuo tempo. Ok, va bene. Giro di parole terribile. Sì, sì, ma è un po' come dire: forse non mi sono spiegato bene. Rispetto al. No, no, non hai capito un cazzo. Esatto. Molto, molto raffinato, sì. E lo vedo allontanare. Poi, quando non è più in vista, vado a cercare immediatamente loro. Principalmente il tizio grosso. Ida, che avrà finito a questo punto di fare il resto del giro delle mura, sì, che per tutto il perimetro sono esattamente come ti ho raccontato l'altra volta, quindi non particolarmente robuste verso un attacco degli scorpioni, ma degne verso un attacco normale. Ok. Vai verso l'ingresso e lo trovi, perché lui sta finendo il giro del perimetro. C'è un ingresso solo, se vuole tornare dentro. A me che non passi dal tetto. No, volevo dire... Ma non capisco. Hida-san. Kitsune-san. Mi sono girato e non vi ho più trovato. La volpe ha bisogno di parlare. Oh, parliamo. Si guarda, mi guardo un attimo intorno. Questi leoni sono debolucci a difendere i confini. Non riescono neanche a respingere delle ragazzine che inseguono Kuseki. Quell'uomo capirà prima o poi che le sue azioni a volte possono portare disonore. Dobbiamo trovare Xiang. Gli spiriti hanno parlato. Ero rimasto che voleva meditare. Quindi tu l'hai visto che si è alzato quando sei arrivato, sì, esatto, al laghetto. Vediamo dov'è. Andiamo a prenderlo. Andate a cercare Xiang e lo trovate praticamente insieme ad Akuseki, ancora seduti inginocchiati ad aspettare il daimyo. Vedete che praticamente pochi secondi dopo che voi entrate nella stanza, la porta delle stanze del daimyo si apre, esce la moglie, esce il daimyo che si inginocchia davanti ad Akuseki, aspettando che lui si inchini.
dopo che si è inchinato, lui si rialza, Akuseki si rialza, e il daimyo gli dice: bentornato Akuseki-san. Troviamo lui? Sì, è lì di fianco ad Akuseki. Inchinato. E allora gli dico una cosa velocemente a Ida. Gli spiriti hanno parlato. La promessa ha chiamato i lupi. Questa volpe pensa che gli spiriti vogliano che sia lui a fare parte del branco. C'è... Umon, no. L'avete visto? Allora, tipo, l'hai visto che stava... Allora gli dico che è lui che deve essere protetto dal branco. E mi e vedi che mi inizia a guardare intorno? Cioè, Shosuro non è qui. No, è vero. Converrà farlo chiamare, se dobbiamo essere un branco. Akuseki vi tira un calcettino delicato e proprio solo di... Beh, noi siamo un po' più là, in disparte. Sì, infatti non vi, vedete che muove il piede per... State zitti, dato che lui è ancora inchinato e non può... Cioè, inginocchiato, non può rivolgersi a voi senza togliere rispetto al daimyo. Vedete che inizia la solita trafila di... No, non posso! Non sono io, quelle cose così. Metti meglio. Le solite smancerie all'inizio sembrano. Quando però la seconda volta che Akuseki propone il dono al daimyo e apre la cassettina di legno in cui l'ha portato, tu che sei lì di fianco vedi che non è un pennello. È un codino di capelli, di quelli da guerriero. Sai che è una cosa normale quando si viene battuti in duello da qualcuno che si ritiene o meno degno o troppo degno rispetto a te, tagliarsi il codino per dimostrare che non sei un guerriero abbastanza valoroso e che quindi devi cercare qualcos'altro da fare nella vita. In più noti che attaccato al codino c'è un piccolo ciondolo a forma di scorpione. Bravo Kuseki. E sentite che gli continua a proporre questo dono, e il daimyo, quando vede effettivamente che cos'è, chi è lì può fare una prova di cortigiano. Ti ho detto che è awareness, no? Che è awareness. Lì c'è un 10, lì c'è un 7, un 6. Vai, si è scaldato. 6, 10 di nuovo, esplode di nuovo. Certo. Quindi siamo a 27 per adesso. Bello! Quindi 27, 7, 34. 10, dai, una prova media. 8, 34. Aggiungo 2. 15. Io sto pensando se c'è qualcosa di avanzato da mangiare. Quindi proprio sto cercando il cibo. Se io guardo in attesa di sake, cibo o qualcosa, perché la passeggiata mi ha messo appetito. E beh, certo. Kitsune, tu noti, e sei l'unico, perché è una cosa veramente molto difficile. Ti rendi conto che il daimyo è uno molto bravo a fare il suo mestiere. Ma soprattutto mi è già capitata proprio uguale, quindi riconosco la cosa. Non è esattamente quello che ha fatto il daimyo con voi prima, perché ti rendi conto che è allo stesso tempo molto eccitato dal ricevere quel regalo, perché c'è qualche cosa di personale, ok, c'ha il tell, però allo stesso tempo sarebbe brutto accettarlo, ma non nei confronti di Akuseki, nei confronti di Shosuro, perché hanno ammazzato uno dello scorpione e glielo sta consegnando come regalo, ma lui gliene sta dando uno in marito alla figlia. Allora, mentre appena sento che chiacchierano un attimo così, gli riferisco a lui la cosa e ripeto: questo branco deve trovare Shosuro, potrebbe essere in pericolo tra anni o oggi. La volpe non ha un concetto del tempo che possiamo considerare il nostro. Noi che viviamo nel, non mi ricordo com'era, Ningendo, giusto? Forse noi nel Ningendo non possiamo capire. Dobbiamo invertire la domanda dell'altra volta. Cioè, cosa ci fa il leone con un giocattolo dello scorpione? E perché il leone è contento che uno scorpione abbia perso le chele? Beh, è un leone, odia lo scorpione.
ma ne sta dando uno alla propria figlia. E vedi anche un'altra cosa mentre stai chiacchierando e fai mente locale su scorpioni, leoni, doni, La moglie del daimyo è estremamente stizzita da questo dono. Però lei non può dire nulla perché il dono è per il daimyo. Però lei è... peggio della rana. Molto peggio della rana. Tra l'altro ti viene anche in mente che la rana in realtà è stato un regalo ancora più azzeccato, perché la storia che si narra del fondatore del clan dello scorpione e motivo per cui gli scorpioni portano la maschera è che una volta il Kami dello scorpione stava chiacchierando con Shinsei durante un torneo per decidere chi sarebbe diventato imperatore. Shinsei è il Buddha. Sì, praticamente. Okay. Hanno raccontato la classica storia dello scorpione che si fa dare uno strappo dalla rana per attraversare e la punge. Muoiono tutti e due. Quello che ha però cambiato le carte in tavola in quel giorno è che Shinsei ha raccontato un finale diverso di questa storia, che è quello che si tramanda adesso nel clan dello scorpione. Okay. Tutti gli altri clan raccontano la storia come tutti l'hanno sempre raccontata. Non fidarti perché non te devi non fidare dello scorpione. Mentre nel clan perché dello scorpione nella sua natura pungere. Mentre nel clan dello scorpione il finale, invece che dire lo scorpione sì ma è nella mia natura, abbiamo portato giù un nemico con noi, lui dice sì ma io so nuotare. Ah, ok. Motivo per cui nulla è mai quello che sembra, e quindi è questo lo spirito che si sono portati dietro gli scorpioni da quella storia. Quindi in realtà la rana in questa situazione, per puro caso, è stata chiaramente molto apprezzata. Gli spiriti del Chikushudo vogliono che Shosuro sia protetto. Questo deve essere il nostro unico obiettivo al momento. Volete che lo vada a cercare? Come mi sembra la situazione? Beh, ci sono due del nostro gruppo qua, no? Ci sono lui e Fenice. Sì. Se siete lì, allora vado con lui. Lascia qualcuno da solo? No. Strisciamo all'indietro. E mentre faccio così gli dico... Anche la leonessa non ha apprezzato il dono. Ho notato. È ancora più arcigna del solito. Questa storia è strana. Il lupo deve essere semplice, deve cacciare. Deve trovare la traccia, deve seguire la preda. E mentre state per uscire dalla porta, sentite che qualcuno si sta avvicinando di corsa. Non oh mio Dio, ci stanno attaccando. Palla di fuoco, no. No. Il cometa di Sigmar. Anche perché non sentite passi pesanti. Sono i passi leggeri di un qualche servitore che si sta avvicinando affrettato. Portare il sapere alla rosa dall'oro. E apre la porta inchinandosi pesantemente davanti, quindi davanti a voi. Alla nostra faccia. Sì, appena vi vede si inchina, vi lascia passare. Dopodiché si mette in un angolo e vedete che si avvicina mentre voi io state andando passo via. Stiamo andando. Si avvicina. Infatti, facciamo lo sbircione dalla porta. No, io dalla porta mi sistemo la maschera. Gli do tipo. È disonorevole dare una mano a un compagno? Tipo, che ne so. Il classico colletto della camicia, prendere e metterglielo a posto. Sì, perché per due motivi. Uno, hai toccato qualcun altro. Giusto, però tra due, compagni non è... No. È l'altro che si offende se tocchi qualcuno, è una cosa proprio generale. No, è una cosa generale, non è una bella roba toccare la gente. E due, in più gli stai mettendo in... In imbarazzo lui, che non è abbastanza bravo a sistemarsi il colletto. Okay. Allora mi sistemo io, perdendo tempo alla porta. E vedete che si avvicina alla moglie del daimyo e le sussurra qualche cosa all'orecchio. E vedete che lei sussurra qualcos'altro all'orecchio del daimyo. Posso provare a... Sì, è una prova di cortigiano. Awareness, ancora. Cortigiano per sentire, non è perception. Puoi usare anche perception. No, preferisco cortigiano. Aspetta, no, io in realtà volevo barare pesantemente. Questo è un 10? Quello è un dado... Guarda se trovi l'1. Sì, quello è un 10 perché... Ok. I dadi di vampiri hanno il simbolo della camarilla sul 10. 9. Io continuo a pensare al cibo. 14, 32. Kitsune cosa voleva fare? No, è perché non lo controllo. Cosa?
il summon che possa evocare una base di elementi, fuoco, aria, eccetera. Poi però quando l'ho evocato si comporta come l'elemento, perché non posso tipo fare aria e far arrivare il sussurro a me, troppo, dovevo controllarlo troppo bene. Quindi volevo solo vedere l'altra, che è quella di... dovrei sempre comunicare. Mi concentro per dopo. Mm-hmm. Per il momento il mio amico spiritello della terra, tanto poi gli spiriti ci puoi comunicare, sanno tutto, però per Flevo lo faccio avvicinare, gli chiedo di andare vicino ai leoni. Ok. E vedono delle ghiaie che rotolano. Dove che in realtà non fa niente, però. Xiang invece, che ha sentito perché ha l'orecchio molto fino, senti che il servitore ha detto alla moglie del daimyo: è arrivato l'uomo della gru. E il daimyo, quando sua moglie gli riferisce questa cosa, chiude la scatoletta di legno con il codino, la dà al servitore che la porti via, e vedete che si sta avviando lui verso l'ingresso. Caboia. Non capite bene se stia andando perché finalmente è arrivato, oppure finalmente è arrivato lo posso menare. È un 50-50 in questo momento. Non vi è chiaro il sentimento con cui sta andando. Quello della cicogna si è picchiato con quello della gru, si era picchiato con il fratello, quindi dello scorpione. È quello che ha ucciso il fratello. Dello scorpione. Dello scorpione. Nella mia mente malata e da cortigiano complottista, può avere senso quella cosa si è presentata sia quella del fratello morto? La cosa che gli hanno presentato col simbolo dello scorpione, il codino. Beh, possibile che sia quella del tizio morto? È successo 5 anni prima. O non avrebbe senso con le reazioni che hanno avuto? Non conoscendo così bene il daimyo, non lo sai, non sei sicuro. È l'unica... 34 però prima della reazione. Ho capito, però se non sai come... Cioè, tu hai capito la reazione, ma non sai il perché della reazione, quindi... Ma comunque sarebbe un nostro compagno, quello... Sì. Sì. In no, ma teoria... il fatto che lei abbia chiuso la cosa. Vabbè, ma era la mente complottista di Kitsune. Sì, ma noi sono 5 anni che non lo vediamo, il nostro compagno. Quindi... E anche questo codino sarebbe stato in giro 5 anni. Non sappiamo che mazza ha fatto, cioè nel senso... Vero. No, mi chiedevo solo il fermaglio dei capelli, l'avremmo riconosciuto quella forma di scorpione, se era il suo. Beh, ma ce l'hanno tutti quelli del clan dello scorpione? No, solo alcuni. Allora, dai, mi sembra un oggetto abbastanza personale. Sì, no, certo, chiaro, hai ragione. Comunque vedete che il daimyo si sta avviando verso l'ingresso, e a metà strada verso l'ingresso, dove sapete c'è il laghetto, si ferma vicino al laghetto. Vedete che anche Mayumi è arrivata vicino al laghetto, e dall'ingresso sta entrando il vostro ex compagno Kakita Kojiro. È un po' diverso da come ve lo ricordavate l'ultima volta che l'avete visto. Essendo lui del clan della gru, l'avete sempre visto ben vestito, capelli molto curati, sempre una parola gentile e maliziosa per tutti. Grande spadaccino, però comunque da una famiglia di cortigiani abituati ad avere a che fare con persone di tutte le estrazioni sociali. La persona che si presenta davanti a voi invece ha un aspetto molto sciatto. È sciatto rispetto a chiunque di voi, persino al vostro compagno Agashi, che nonostante si tenga con i capelli sciolti e lunghi, è comunque ben vestito, profumato, lavato. La persona che avete davanti ha le vesti ormai sporche di terra, come se non venissero lavate da parecchio tempo, rovinate, scolorite. Si è fatto crescere la barba, che è quasi un affronto a chiunque. Porta una benda sull'occhio
e i capelli non sono legati in un codino da samurai, quindi con la testa rasata e il codino che spunta, ma sono semplicemente una coda tenuta insieme da un filo di spago. Non ha spade addosso, le ha lasciate all'ingresso. Non vedete Umon nei dintorni. Infatti guardo un attimo Ida. No, sì, va bene. E poi faccio due passi indietro per avvicinarmi a quello della Fenice, che è altrettanto basito dal vedere Kakita. Si avvicina un po' di più a te e ti fa: è Kakita quello, vero? La volpe ci vede bene. Questa volpe pensa che quello che ne resta, forse. Diavolo. Bel dono. Grazie. Ho dovuto scambiare parecchi favori per averlo. Forse non era il più adatto per questa giornata. Come sai, le volpi sono curiose. Non mi sembra il momento giusto. Puoi fare un tiro di sincerità per tirargli fuori la verità. Sì. E gli dico: lasciamo al Meido l'attesa. O Meido, come sarà? Meido. L'attesa, devo fare sincerità, che abbiamo detto che era awareness. Che cacchio devo cambiare? Devi pompare awareness. Sì, invece di prendere convinto intelligenza fosse. Tutte, vedi, D&D mi ha traviato. No, no, che intelligenza fa. Quindi tiro 2, 3, tengo 2, c'è 13. Ti dice: aspettiamo che si risolva un attimo questa situazione. Ti racconterò da dove viene, ma non è questo il momento. Non vorrei che succedesse qualcosa mentre siamo distratti. Kakita-san, quanto tempo! Alza la testa. Kaku, senza mostrare il minimo rispetto per il daimyo, sua moglie, Mayumi. Voi, te, perché ti ha chiamato col nome davanti a tutti. Voi, niente. Kaku, come state? Perché sono qua? Ci hanno chiamato. Qualcuno deve essere protetto. Protetto. La protezione in questo mondo non vale nulla. Io sono stato abbandonato. E così lo saranno tutti quelli che sposeranno uno scorpione. E incrocia le braccia sotto al kimono. Quindi, chi è la sfortunata? Io mi avvicino verso il daimyo e mi metto chiaramente alla distanza che so essere rispettosa, ma in simil posse. Cioè, sono dalla posse del daimyo e lo sto guardando con molta attenzione. Devo fare un tiro per fargli cercare di capire se incrocia il mio sguardo. Ti stai cacciando in serissimi guai. No, non ce n'è bisogno di un tiro, perché è uno sguardo abbastanza self-explaining. Okay. E se dovesse succedere qualcosa, io sto di qua. E non solo, quando gli lanci quello sguardo, lui ti fissa col suo occhio gelido e azzurro, senza sbattere ciglia, per poi tornare a guardare il daimyo. Metto la mano sulla cinta dove di solito ho la spada. E il daimyo prende la parola in quel momento e dice: sono contento che siate riuscito a venire al matrimonio di mia figlia. Ci teneva molto ad avere la vostra presenza. Diciamo che spera di poter appianare delle asperità che ci sono state in passato tra voi e il suo futuro marito. Al che Kakita gli risponde: non ho intenzione di avere a che fare con altri di quegli insetti. L'unica differenza che hanno dal ragno è solo che hanno una coda più lunga. Si sporcano forse meno le mani di un ragno, ma le loro tele sono fitte quanto quelle dei mostri che stanno a sud.
Se proprio devo partecipare a questo matrimonio, chiamatemi solo quando sarà il momento. E si gira e se ne va. Le guardie stanno per rincorrerlo e tagliargli la testa, e il daimyo fa un cenno con la mano di fermarsi e lo lasciano uscire. Però adesso sentite che è un po' più tesa la situazione rispetto a prima, nonostante in questo giardino prima ci fosse un'aria tranquilla, rilassata, ottima per la meditazione. Non l'ho mai fatta prima. Il silenzio da fuori era quasi palpabile, non si sentivano voci delle persone all'esterno del palazzo, ma la tensione di questo momento ha evidentemente spezzato quell'incantesimo che i kami tenevano sul giardino, e iniziate a sentire persino rumori feng shui da fuori. Sì. Tra l'altro uno degli spiriti fa notare che ignoranti non sono insetti, sono aracnidi. Però non lo dico a nessuno. Ma l'insetto è più dispregiativo. Quindi... Soprattutto non di filo a Kakita, che se non c'è mena. Io mi giro nel bel mezzo della stanza, cioè dopo essere stato abbandonato lì in mezzo da Kakita. Oh, è arrabbiato! E mi sfrego la testa. Ma sei sicura, Mayumi, di volerlo al matrimonio? Sì, credo che sia necessario per Umon affrontare anche questa cosa. Spero che cambi idea. Spero che tu cambi idea. Non vorrei vedere quella persona mai più nella mia vita. Ugh. Pulite l'ingresso. Non voglio che altri debbano passare dove lui ha zozzato. Quanto è giovane Mayumi? 17-18 anni. È considerata una ragazza molto giovane? No. È considerata una giovane donna. Quindi posso usare il Chan? O mi ammazzo? No, perché non la conosci. E non è abbastanza giovane. E non è abbastanza piccola. Però rivedo se riesco a cogliere il suo sguardo avvicinandomi senza dar disturbo alla loro discussione, chiamandola per nome. Ok, si gira. Ma io mi sa. Si gira. Mi dica chi sono esami. La volpe vorrebbe sapere dove si trova ora il compagno di Branco. Umon? Un cenno con la testa. Umon-san è uscito. È andato a purificare il suo spirito prima del matrimonio. Il Branco ha bisogno di congratularsi con lui, in quanto abbiamo deciso che per rispetto alla vostra famiglia e al nostro vecchio compagno ormai deceduto, chiedergli di entrare a far parte del nostro gruppo e fargli capire che da parte nostra non ci sarà nessuna, diciamo, ostilità riguardo a quello che è successo, anche se non ne vuole parlare. Però questo, purtroppo, gli spiriti hanno una concezione del tempo molto strana, questo deve essere fatto presto, e cerco con sincerità di estorcerle dove si trova Umon. Ok, fai un tiro di sincerità. Ti rendi conto che lei è molto ritrosa a rivelare qualunque cosa su chiunque? Cerco di, in parte, di intimorirla dicendo che questa qua è una cosa degli spiriti. Non dipende da me, so che è brutto forzare la gente, ma gli spiriti... la difficoltà è 25 per questa cosa. Ok, quindi vedi tu 25. Se hai modi per aiutarti o col cosa. Punti vuoto... Coi punti vuoto te l'ho scritto su un foglio riassuntivo più un K, apposta, e quindi un K. Ce l'hai in mano, guardalo, dato che hai scritto più un lì. K a un K al tiro, allora uso un punto vuoto. Ok. Cioè i pallini qui sotto. Quindi in un teoria dadito. Tirerei 3, terrei 2, tiro 4 e tengo 3. Sì. Esplodi. No? 1. Però ho fatto 20. Tu, no, 8, 8, 16, 21. Hai sincerità per caso? Sì. Come enfasi? No, non c'è no, enfasi. Non ha ancora enfasi. Ok. Perché se non potevi ritirare l'enfasi? Sì, poi le puoi comprare l'enfasi. Ah, ok.
Senti che ti dice. Nel 21 mi farà capire più o meno. Sì, ti fa capire più o meno che è uscito dal palazzo, come ti ha detto, per andare probabilmente a meditare o a qualcosa. Vi ringrazio. Spero che saremo in tempo. E mi giro lasciandola a pensare su cosa può voler dire e cerco l'esperto di meditazione del gruppo. Aspetta, io volevo parlare con Mayumi-sama, sì, sì. Vedi che mi avvicino alla donna e mi rivolgo a lei in modo molto rispettoso. Mayumi-sama, permettete se posso dire la mia opinione? Certo, nobile Xiang. Voi avete chiesto alla mia persona e ai lupi di proteggere il vostro futuro sposo, ma come possiamo fare questo se portate la tempesta durante il giorno per voi sì gioioso? La tempesta è solo qualcosa che serve a portare l'acqua dove ce n'è più bisogno. Queste terre sono secche e aride. La tempesta potrebbe sembrare violenta, ma permetterà una nuova vita di nascere. Ma un'alluvione rischia solo di far danni in questa situazione. Non conviene forse un incontro separato se volete far chiarire? Voi sarete la diga in questa alluvione. Allora, tirando di sincerità, vorrei farle capire che al matrimonio non mi sembra il luogo fisico più adatto e conviene farlo in separata sede con un incontro un po' più privato anche con le guardie. Vai, fai un tiro di sincerità. A seconda di quanto hai fatto ti dico quante cose... Lo considero tiro sociale questo? Eh beh, sì. Sì, vero. Male che l'uno li ritiro. E baffa. Una volta uno solo. Sì. Allora questo è quello. No, era comunque uno. Ah. Tengo 3, 19. Sa che è un po' basso. Non l'hai convinta come... Le do uno schiaffo. Non è riuscito a estirpare. La ginocchiata di denti. A estrapolare nessuna informazione aggiuntiva. Ma ti rendi conto... Leggenda dei Cinque Anelli. Chiedono che gioco è. Ok, ti rendi conto che effettivamente a tutt'oggi nessuno vi ha ancora detto quando sarà questo matrimonio. La città è addobbata, inizia ad essere addobbata a festa, ma nessuno vi ha dato una data precisa. Dovrebbe essere anche tra 2 settimane. E per come sapete che festeggiano sia i leoni che gli scorpioni, sono pochissime persone presenti, ci siete solo voi di invitati in questo momento. È una cosa impensabile, per quanto Mayumi ci tenesse ad avervi... Quindi vuol dire che tra parecchio tempo e noi siamo parecchio in anticipo. Voi siete arrivati prima che arrivino tutti gli altri apposta. E che arrivino anche quelli che magari devono venire prima perché il loro rango non è proprio il migliore. Voi siete arrivati quindi prima di chiunque altro. Quindi potrebbe un po' questo, no vabbè, ci hanno chiamato come guardia. Quindi. Ah, ecco. Anzi. Però in teoria immagino che qui arrivare prima... No, è segno di essere uno superiore o inferiore? È segno di essere volenteroso nel partecipare alla cosa. Cioè è maleducato arrivare in ritardo o come da noi fa figo? Dipende, se sei l'imperatore arrivi in ritardo fa figo, okay. Se sei daimyo, se sei tu sei uno stronzo, okay. E basta. Ok, questo è interessante, grazie. Anzi ti tolgo onore. Io non vedo l'ora che lui smetta di parlare con Mayumi, perché gli sto facendo anche cenni evidenti che dobbiamo parlare. Wow, i miei cenni evidenti sono tipo che lo guardo, mi tolgo la maschera, la pulisco, mi rimetto la maschera, lo guardo, mi tolgo la maschera, la pulisco. Mi congedo da Mayumi dicendo farò il possibile per arginare tutto quello che potrà danneggiarvi. Sono sicura che ci riuscirete. Inchino e vado verso... E anche Akuseki si riavvicina a voi e a Ida. Riusciamo a trovarci un angolo privato? Sì, anche perché vi ricordo che avete le stanze. Mm-hmm. Ognuno di voi ha una stanza con un'anticamera, quindi avete tutto lo spazio che... Mi sento ricco. Dove hanno alloggiato Kakita? Kakita non l'hanno alloggiata da nessuna parte perché è uscito, è entrato, ha fatto la sua scena e se n'è andato mandando a fanculo tutti. Quindi si è ripreso le spade fuori dal castello. Sì. È per quello che le guardie lo stavano inseguendo, per impedirgli di uscire.
e invece lui se n'è andato. Ora che quasi tutti i lupi, e vado verso la porta dove sei andato, cosa, si sono radunati, penso sia il caso di discutere di alcune cose. E li porto nell'anticamera tipo della mia stanza. Ok. Abbiamo parecchie cose di cui parlare. Innanzitutto io non mi aspettavo di rivedere Kakita. Non mi aspettavo di essere invitato al matrimonio di Mayumi con uno scorpione. Come la conosci? La mia famiglia e la famiglia Matsu in realtà sono abbastanza vicine. Mio cugino ha sposato una cugina del daimyo. Abbiamo avuto modo di partecipare a diverse feste insieme. Quando, come voi sapete, il tempo giovane per gli spiriti è diverso dal nostro. Ma Mayumi era molto giovane quando l'ho conosciuta. Non c'entra niente con quello che sta dicendo questo guerriero. Non ho capito che cosa voglia dire questo guerriero, quindi io continuo a elencarvi quello che stavo dicendo. E sì, credo che fosse appena tornata con sua madre al palazzo quando l'ho conosciuta. Quindi sai da quanto si conoscono la leonessa e lo scorpione? Beh, no, so che Mayumi, quando l'ho vista alle svariate feste a cui ho partecipato insieme alla mia famiglia, non ha mai partecipato e conosciuto nessuno scorpione. Ma tu le hai parlato di noi? Beh, sì. Avevo appena ottenuto l'incarico, eravamo compagni da poco tempo e lei mi ha chiesto come andasse la mia vita da samurai. Guardo un po' tutti. Perché credete che lo scorpione fosse sorpreso di vederci qui? Perché non è stato del promesso sposo l'idea di convocarci qua. È più una paura della promessa sposa. Mizuo mi ha fatto vedere da chi è arrivata la chiamata. Mi ha fatto vedere anche chi è che il branco deve proteggere. Ma tutto ciò è strano. Sciogliuro. Non pretendo di comprendere le volontà del cicosciuto, ma non ci vuole l'olfatto di una volpe per capire che c'è puzza di bruciato. Io non capisco però che cosa Kakita si aspettasse da questa chiamata. Se ha ricevuto la nostra stessa chiamata. L'unica cosa che questa volpe sa è che attualmente un uomo che sembra aver lasciato il disonore fuori da questa casa, l'onore fuori da questa casa, si trova armato in un luogo dove si trova il fratello di colui che ha già ucciso. Tu l'hai visto armato? Io l'ho visto senza spade nel giardino. Ma ora non si trova più nel giardino. Ma nessuno di noi l'ha visto andare via e prendere le sue spade. L'abbiamo solo visto uscire dal giardino. Stai presumendo che il nostro amico sia ancora un assassino a sangue freddo? No, sto presumendo che potrebbe essersi ravveduto. Gli spiriti hanno dimostrato chi deve essere protetto e al momento questa persona si trova fuori dal castello in un luogo speciale per la meditazione e qui penso che forse sia anche, può esserci d'aiuto. Ma se conosci Kakita non è un assassino a sangue freddo. Ha sconfitto Shutaro a duello. In un onorevole duello. Ti sembrava onorevole quella creatura che è entrata da quella porta? Ha mancato di rispetto a tutta la famiglia del daimyo, ha mancato di rispetto ai suoi compagni e a se stesso, visto come era ridotto. Non era il Kakita che abbiamo conosciuto a suo tempo. Non era nemmeno un samurai della gru. Se per questo non era nemmeno un samurai, questo di sicuro. Però lo so. La parola del samurai è più salda del metallo e la sua parola era avvelenata. Sì, c'è una cosa che ha detto che mi ha preoccupato. E solo i codardi usano lame avvelenate. O gli scorpioni. C'è una cosa che mi ha preoccupato. Non mi stai dicendo che ho sbagliato in quello che ho detto? Cosa ti sta preoccupando, Kaku? Lui ha parlato della
delle trame dello scorpione riferendole all'ombra. Beh, sì. Quando io sento la parola ombra, sei col punto sul vivo, potremmo dire, e ti dà una gomitata, è una cosa poco onorevole. È una battuta. E mi do una botta sulla pancia con la mano. Non l'ho capito. Scorpione, punture. Oh, a metafora. A cos'è che è sempre stato sagace da questo punto di vista? Non avete mai apprezzato la mia bravura? Come ti ho sempre detto, l'umorismo di un K. Dovresti conoscerne qualcuno in di più. Sono delle hanno creature molto al posto simpatiche. Del cervello. Beh, delle persone hanno il grano al posto del cervello. E preferiscono non avere niente a che fare con loro. Staremo a vedere chi di noi ha un cervello effettivamente. Dovremmo parlare con Kakita. Dobbiamo parlare anche con Shuzuru. Per capire. Dovremmo parlare con un sacco di persone. Io ho delle cose da chiedere al Daimyo ancora. Anche noi abbiamo delle cose da chiedere a te. Questa volpe è sempre curiosa. Chiedimi ciò che vuoi. Ti ho detto che ti avrei rivelato di chi era il codino, ad esempio. Mm-hmm. Con Bushido posso avere un'idea di quale sia un luogo adatto della meditazione in questo posto? Conoscenza con, Bushido? Beh, tu non hai meditazione come... Posso tenere anche meditazione, sì, sì. Ecco. Usiamo le abilità in maniera creativa. 18. Allora, per come hai visto le zone circostanti, ci sono dei posti che probabilmente sono più favorevoli perché più immersi nella natura. E per come conosci il clan dello scorpione, ovviamente non sei un esperto delle scuole di Shugenja degli scorpioni, perché nessuno lo è tranne loro. Però sai che, essendo particolarmente privati e molto resti a condividere con il resto del mondo le proprie emozioni e le proprie debolezze, un posto particolarmente isolato è probabilmente favorevole alla meditazione di uno scorpione. E la foresta che si trova poco più a nord del castello è abbastanza grossa da poter avere qualche radura all'interno, che quindi si trova parecchio isolata e offre sicuramente una privacy maggiore. In caso se c'è un fumiciattolo lo seguo, perché se c'è la prodiga cascatiella. La cascatiella, mi sembra impastata. Temes. Uè. Sono diventato la guardia di Temes. Compagni, io perdonatemi se vi interrompo. Andrei alla ricerca di Shuzuru per onorare la parola che ho preso con Mayumi-sama. Ha sempre detto che questo guerriero ha sempre detto che gli spiriti ti prediligono. Hanno detto la stessa cosa a me. E ho detto me. Ce l'ho detto 3-4 puntate. Quindi. È sconvolto. Sì, sì, vedi che... È il segno dello sconvolgimento. Agitatissimo. Disonore. Leva la maschera. Disonore alla famiglia. Faccio un lieve inchino, prendo per uscire dal castello. No, dal castello. Un lupo non viaggia mai da solo. Accompagnami se vuoi. Beh, andiamo tutti. Che bisogno c'è di restare qua? Sappiamo che non è qua Shuzuru. Voi, Agashi-sama, dovevate parlare col Daimyo, avevate detto. Posso aspettare durante la cena? Come preferite. Anche perché questo guerriero non crede che il matrimonio sia stasera. No, è estremamente difficile, in effetti. A meno che non abbiano invitato solo pochi intimi. Non sarebbe nello stile dello scorpione. Ma io non mi intendo di queste cose, farò ciò che... Questa è una delle stranezze dello scorpione, sono molto riservati... Ma quando ci sono le feste invitano tutti. In genere lo fanno per ottenere informazioni mentre la gente è ubriaca. Però intanto invitano un sacco di gente. Stavo dicendo, senza che scorre. Lo fanno per quello. Poi la gente va a bere, come sempre. Se è gratis. Quindi uscite tutti? Io voglio andare a cercare Kakita. Tu vuoi andare a cercare Kakita? Allora ci dovremmo dividere.
perché se nessun lupo può stare da solo, neanche il granchio può stare da solo. Certo che no. La volpe andrà con il granchio. E allora lascia solo che ti dica a questo punto di chi è questo codino, non vorrei tenere il segreto fino a stanotte. Non so se avete mai sentito parlare di una famiglia di scorpioni, si chiama Yogo. Non ho mai sentito parlare? Fai una prova di conoscenze clan. Allora faccio un po'. Probabilmente non hai, però hai conoscenze. Ho conoscenze. Ho cortigiano, etichetta, battaglia, difesa, calligrafia, caccia, medicina, meditazione, sapienza magica. Può andare bene anche cortigiano, però è più difficile. 22. Ok. Normalmente sarebbe 10, diventa 15. Ma tanto tiro solo un dato in più, no, allora tiro normale. Tiro puro. Figa. Quindi cos'è il teo awareness? 7. È il gioco per te, Gianni. Continuo a pensare al cibo. Meno male che non hai fatto lo shugen. Evo con lo spirito del fuoco. Via le sopracciglia. Esatto. No, evo con lo spirito del fuoco e la padella in mano. Ragazzi, qua il buon Ida ha dei tiri a livello di Hongo. Dovrei tenere non le statistiche, 3, quindi vabbè, questi qua sono un 5, non 3, 11, 21. Un altro. Allora, è una famiglia di Shugenja, tendenzialmente, ma non solo, dello scorpione. Gli Shugenja dello scorpione? Sì, sono, tu lo sai, tu ne sai un po' di più a questo punto, perché essendo Shugenja, sono Yogo quelli... Yogo. Sono quelli che tengono le 12 pergamene delle tenebre, nascoste. Cazzo. Che sono gli artefatti okay. del male io, più potenti. Io so che è brutto parlare di cose spiacevoli, sì. Ma in questo caso siamo tra compagni in giro, ci si chiama anche per noi, dico. Si dice che gli Yogo custodiscano, guardo Ida, le 12 pergamene, di cui non citerò il nome. Questo guerriero non citerà il nome. Io corrugo la fronte, mi si piegano le sopracciglia all'interno. Questa qui è la faccia che di solito faccio quando sono sul muro. Ok. E uno di loro, Yogo Kennosuke, tempo fa... Sì, basta nomi, devo scrivere troppa roba, cazzo. Non scriverli. No, come no. Chiediglielo di nuovo la prossima volta. Ma hai detto che era Yogo coso? Yogurt, eh? Yogo Kennosuke, tempo fa rapito la moglie del daimyo. C'è stata una... Questo daimyo? Sì, c'è stato uno screzio tra le famiglie, poi sembrava che si fosse risolto tutto, infatti la moglie è tornata a casa, però il daimyo ha sempre avuto il fastidio di non poter uccidere quell'uomo per motivi politici. E quindi l'ho fatto uccidere io per lui. Pensavo fosse un regalo più che appropriato a una persona che mi ha dato così tanti anni di ospitalità. Quindi questo guerriero non crede che lo scorpione sia molto favorevole nel vedere una fenice? No, tendenzialmente no. Tutto però è andato secondo le regole. Sì, sì. È stato sfidato a duello da uno dei nostri Shugenja, è morto e io gli ho strappato il codino. La volpe è soddisfatta. Però ecco, sì, difficilmente un altro scorpione sarà contento che io abbia ucciso uno dei loro Shugenja. Beh, sarà ancora più contento quando saprà che dovrei proteggerlo. Andiamo? Questa separazione quindi infine è la più opportuna. Sì, perché io e te, fuori dal gioco, io e te siamo quelli che ci intendiamo un po' di più di misticismo, meglio andare. No, più che altro è che se lo vede si incazza. Però tu mi hai detto tu, chiariamolo subito, e almeno... Tanto non lo trovate. Vediamo adesso, vediamo. Ida, passiamo prima alla ricerca di Kakita. Mm-hmm. Fuori dal palazzo, nei pressi dell'ingresso, non lo vediamo, non si vede. Ci sono però svariate persone a cui provare a chiedere. E infatti Hakuseki si avvicina ad alcune delle donne a chiedere se hanno visto quest'uomo
particolarmente rozzo, vestito male e con una benda sull'occhio. La descrizione è più che univoca, non c'è possibilità, certo, di sbagliarsi. 20, 37, 41. Ho tirato 3, 10. Cucca. E le donne, ovviamente, dopo un momento di... Ah, esatto. Ho un'immagine brutta in testa. Si smettono di ridacchiare tra di loro e una dice: sì sì, l'abbiamo visto, vi possiamo portare da lui, abbiamo visto dove dormirà stanotte. Io lascio guidare lui qua. Fate strada, gentili signore. Perché tu lasci fare strada? Tu non ci sei. Siamo io e lui. No. Sì. No. Sì. L'hai detto io vado col granchio, la volpe andrà col granchio. No, io pensavo fossimo andati io e lui, e lui e coso. Prima di uscire ho detto la separazione più opportuna è quindi quella che non vede lo scorpione, di mandar loro due a cercare. Ah no, allora perché non sarei d'accordo con la cosa. Ah no, vabbè, allora. Comunque siete ancora lì fuori dal palazzo, sì, potete ancora decidere come dividervi. Questo guerriero crede che sia più opportuno che le competenze del branco siano divise. E sia. Io avrei anche evitato... io non ti ho chiesto cosa fa poi quello della felice, però avrei evitato non credo sia uno shugenja, no, è un cortigiano. Ok, avrei evitato che con lui è perfetto solo... cacchio, è quello che è il più infimo di rango, un samurai bravo a parlare, perfetto. Come credete sia meglio? Io prenderò la via per il bosco, venite okay, con me a casa. Akuseki, ma è una ukat. Akuseki, ma Akatsuki è un'altra cosa. Sì, come desiderate. Andiamo quindi. E vi avviate verso il bosco. Mentre le donne vi fanno vedere da che parte è andato. Quindi non hanno ridacchiato. No, hanno ridacchiato. Eravamo lì fuori prima di dividerci. Hanno ridacchiato lo stesso. Oh, dove si vede il carisma? Vedete quanto sono bello. Non c'è. Per me è awareness, la consapevolezza di sé. Quello aiuta sicuramente. Quanto ti senti figo dentro e quindi traspare fuori. Sì, ok, però ci sappiamo benissimo che come nella vita reale, per quanto ti puoi sentire figo, c'è chi lo è veramente. Non c'è un valore di bellezza come bellezza come nella prima edizione di D&D, va bene. No, ok, ma purtroppo, per fortuna. Io penso potrebbero essere i punti in cortigiano. Ma no, quello è una tua abilità, non è abilità quanto sei bello, fisica, quanto ti puoi far piacere, però. Esatto. Comunque, a questo punto avevo detto andiamo con Ida e andiamo con Ida. Andiamo. Le donne vi indicano da che parte è andato Kakita e vi portano poco fuori dal villaggio di Kamabuchi, dalla strada verso... Avevo preso le armi. Se volete per le riprese, sì. Se fuori dalla casa possiamo riprenderle, sì, chiaramente. Sì, assolutamente. Sì. Vi portano un po' fuori dal villaggio, verso sud, da dove siete arrivati anche voi, e vi indicano un po' in lontananza una piccola casupola di legno. Sono delle casupole che vengono usate in genere o dai viaggiatori che non si possono permettere di rimanere in una locanda. Ah, sono quelle con le pietre sul tetto classiche dei... Esatto, okay. Vicino a un fiumiciattolo magari, molto rozze, molto spartane, senza porte. Piove dentro niente, quando piove, però è un tetto. Eccetera, eccetera, sì. E vi indicano la casupola, vi dicono, l'abbiamo visto tornare lì pochi minuti fa, quindi credo che lo troverete ancora lì. Grazie signore. Siete e stati tornano molto verso il villaggio dopo aver profuso inchini molto ossequiosi. Se vi affrettate potreste trovare Akuseki-san ancora fuori dalla porta. Ridacchiano e tornano più velocemente indietro. E niente, la casupola è lì, sarà un centinaio di metri da voi, scarso. Sto dicendo, per me è sempre stato un po' sul cazzo
Kakita. Io vado per primo, mi ha ceduto il passo, quindi... Perché compagni appena non ci ha detto niente di quello che è successo, che ci avrebbe fatto dormire sonni più tranquilli per anni a venire. Esatto. Vado. E mentre ti avvicini vedi che ha un piccolo... è seduto fuori, mm-hmm. molto grezzamente, a gambe aperte, su un sasso, con un coltello in mano e sta affilando un pezzo di legno, forse lo sta intagliando, non è chiaro. Appena iniziato a lavorarlo gli manca la spiga a bocca e la fiasca con 3x, esatto, più o meno è esatto. Un paesano del Texas e vi vede in lontananza avvicinarvi, vi guarda per un attimo, poi torna ad abbassare la testa e continua a lavorare il suo pezzo di legno. Io mi avvicino a lui, mi metto in ginocchio in mezzo alla strada, quindi resto comunque ligio all'etichetta per quelle che sono le mie ovviamente competenze. Kakita-san, mi scusi se vi disturbo, abbiamo bisogno di parlare. Non vi impedirò di farlo, non è detto che vi risponda. È evidente che questa storia è un po' complicata, io per primo fatico a capirne tante cose. Però voi avete citato l'ombra e avete citato le trame dello scorpione avvicinandole a quelle dei paesi oltre il muro. Quindi? So che questo vi richiama un cattivo passato. Però credo che per tutti noi sia meglio chiarire immediatamente quello che è successo 5 anni fa. Lo chiarirò molto semplicemente quello che è successo. Shotaro ha deciso di tradirmi, io l'ho sfidato a duello e ho vinto. Non c'è nient'altro da sapere di quello che è successo 5 anni fa. Tradimento. E ricomincia a tagliare il... Tradimento? È nella loro natura, dopo tutto, no? Lo scorpione, la rana. Ma come? È importante? Sì, almeno... per me lo sarebbe. Io ne ho visti di tradimenti. Eppure non siete in grado di fidarvi della parola di un vostro ex compagno. Qui non è una questione di fidarsi. Io mi fido di voi, Kakita, se no non sarei venuto qui a farmi raccontare la storia. Avrei cercato di scoprirla da qualcun altro. Molto più disposto a parlare, forse. Chi? Sembri uscito dal Gakido. I morti arrabbiati hanno un aspetto migliore del tuo. Chi ti dice che non sia già morto? Io sono morto quel giorno. Tutto ciò che conoscevate di Kojiro non c'è più. Kojiro è morto con Shotaro. E va verso la casa e tira fuori una fiasca. Torna fuori e inizia a bere. Mentre io mi spruzzo nel naso. Quindi si fa di droga, si spara nel naso. Quanto sei caduto in basso. E sa che è quello che sta bevendo Kojiro. Kitsune-sama, voi siete molto più bravo con le parole di me. Non credo che questa volpe abbia parole da dedicare a un compagno morto. Tra l'altro fai una Ida, fai una prova o di percezione o di kenjutsu. Mm-hmm. Se è veramente morto stiamo parlando con una creatura caduta in disgrazia. 16. Noti innanzitutto che ha una sola spada e quello che ha in mano non è il wakizashi. È un coltellino. Da intaglio. Sì, da intaglio proprio. Cazzo, se intagliassi il legno io a Kizashi, beh, sarebbe appunto fare un punto. Sarebbe dimostrare una cosa, ma è caduto così in basso che non ha più nemmeno il wakizashi. E la spada che ha appoggiato di fianco alla porta, adesso che sei vicino e la guardi bene, è una spada di legno. Di quelle d'allenamento.
Se non avete altro e non volete bere del sake con un vostro compagno morto, sapete dove tornare. E traccano un altro sorso di sake. Tu vedi abbastanza disprezzo nel mio occhio. Anzi, in tutte e due avete dato già solo la maschera. È lui che ha uno. Chi? Kakita. Kakita. C'ha la benda. Nemmeno una benda benda. Come siete stato tradito? Ripeto, che differenza potrebbe fare il come sono stato tradito? Mi fidavo dei miei compagni, pensavo che almeno tra compagni non ci fosse bisogno di guardarsi le spalle. Biforcuta come quella di un serpente la tua lingua, che prende due direzioni diverse in questo momento. Parli di compagni eppure non ci vuoi dire come è stato tradito il compagno che è morto? Sedetevi con me, bevete del sake con me allora. Non ho mai avuto il mio funerale, facciamolo ora. Va bene. Questo è accettabile. Mi avvicino in ginocchio. No, io mi avvicino invece senza portargli il minimo di rispetto e mi siedo di fianco. Lui si rialza un attimo, vedete che entra in uno zaino a ravana un po', c'è parecchia cianfrusaglia in quella sacca. Se ne esce con tre tazzine di da sake completamente diverse una dall'altra, probabilmente raccattate in giro alla bella e meglio. Versa tre bicchieri, appoggia la bottiglia davanti a sé, solleva il suo bicchiere, non aspetta nemmeno che voi facciate il gesto di bere insieme a lui, lo alza soltanto, guarda che voi vogliate bere e butta giù. Io invece ne verso un po', lo alzo guardandolo, lo verso per terra, uno per un compagno morto, poi ne verso un altro po' e bevo. Io bevo e basta, seguo il suo ritmo. Cosa sapete voi di Shotaro e della sua famiglia? Quello che si può sapere di uno scorpione. Sapete che il vostro caro Umon non fa parte della famiglia Shosuro, come non lo faceva Shotaro. La quantità di menzogne che ci hanno raccontato fin dall'inizio supera ogni vostra più fervida immaginazione. E di che famiglia facevano parte? Erano i figli contadini di uno dei samurai, di un'altra famiglia dello scorpione, la famiglia Hyogo. Ah, gli spiriti vogliono che Shosuro sia protetto. Gli spiriti possono volere quello che vogliono. Gli spiriti o una persona così importante per il tutto, oppure c'è qualcosa di onorevole seppur nati in quelle condizioni. E cos'altro sapete dei questi due fratelli? Quanto conoscevate intimamente Shotaro? Lo conoscevi sicuramente meglio tu. Io verso un altro bicchiere di sake e bevo. E poi il master non ci ha dato la storia di Shotaro, quindi. Ma perché non vi hanno. Nessuno va mai detto nulla di Shotaro. Shotaro era un po' come il tipico tizio da cartone animato giapponese che sta in silenzio in un angolo, arriva solo nel momento in cui serve, fa quello che deve fare in silenzio e se ne va. Ok. Quindi non sapevate praticamente. Che di solito però sono i protagonisti dei cartoni, quelli seri. Poi, certo. E invece qua è già morto. Parte morto. O magari no. Non sapevamo niente. E è il fratello. Beh, non, questo guerriero non crede che questa sia una cosa che possa sapere solo tu. Credo di sì. Il Daimyo avrà fatto le sue ricerche prima di dare uno dei suoi cuccioli in mano a uno scorpione.
nella chela di uno scorpione. E voi pensate che gli scorpioni siano così disattenti da far scoprire certe cose a un leone? Beh, sono stati così disattenti da lasciarti in vita. Credo che abbiano deciso di lasciarmi in vita. Perché nessuno ti crederebbe. Guardatemi, io sono già morto. Come mi hanno insegnato, come hanno insegnato gli spiriti a questo guerriero, essere morti non vuol dire che non si può più avere informazioni da dare. E allora sappiate questo di Shotaro. Il suo vero nome era Yogo Motoko. Io Motoko è un nome da tantissimo. Yogo Motoko. Quello di prima era Yogo Kennosuke. Codino. Sì. Quindi stessa famiglia. Però come sai anche tu, le famiglie sono una benone, cosa okay. Molto... ma anche quella degli Yogo è così grossa? No, quella degli Yogo non è così grossa. Infatti è una delle famiglie maggiori perché sono molto importanti. È più grossa di quelle degli Shugaggia della Volpe? No. E noi siamo pochi. Sono molto importanti perché sono scorpioni. Sono quegli scorpioni che hanno le 12 pergamene delle tenebre. Però sono molto pochi, è difficile sapere persino dove vivano, dove siano i loro... Ma queste pergamene le usano anche per fare del bene? Però perché, no. Perché l'imperatore non ha raso tutto al suolo? Perché non possono essere distrutte e le sono state affidate a loro dall'imperatore. Ah, da proteggere? Sì. Ah, ok. Un nome particolare? Molto particolare. La volpe non prende nome poiché non ha sesso, ma questo mi sembra un nome molto indicato verso una direzione. Ed era un nome attinente al 100% alla realtà. I loro Shugenja devono essere molto bravi se riescono a mantenere un'illusione così a lungo. Non sono Shugenja. Così bravi. Forse potrebbero anche esserlo. Ma una persona... Sakaku. Piano quello dei trickster con i doppelganger. Gli dico solo Sakaku, penso che lo sappia. No. Una creatura? No. Semplicemente una persona con la giusta quantità di trucchi. Può sembrare chiunque. Fino a un certo punto immagino che Mayumi, e guardo verso Ida, se ne accorga prima o poi. Kitsune, tu veramente pensi che non esistano gemelli di sessi opposti? Il loro compito era scambiarsi all'occasione quando fosse stato necessario. Ah, aspetta, Yogo Motoko è quello che è morto. Ah, sì. Io pensavo lui, Shosuro. Ok, questa domanda non l'ho fatta. Non è stato questo il tradimento di cui parlo. Io sapevo che lei era un'altra persona. Quanto ci siamo stati con questo tipo? Cioè, per quanto ci ha fatto Mulan? 2 o 3 anni. Minchia. Proprio percezione da cartone animato alla Tre Moschettieri, a D'Artagnan. E sarai ben pace con me. No, non è stato questo il problema. Il problema è che io ero innamorato di lei. Vi lascio immaginare com'è andata a finire. Non è ancora detto a questi guerrieri qual è stato il tradimento. Non avete ancora bevuto abbastanza sake. E butta giù un altro sorso di sake. E io lo seguo. Io no. Gli passo il mio a lui. Mi verso il mio e glielo do a lui.
Bevo anche quello di Kitsune. Le avevo chiesto di scappare insieme a me, lasciando alle spalle le sue menzogne, i suoi raggiri, dimenticando l'imperatore e dimenticando le nostre famiglie. Come ti dicevo, la volpe è curiosa. Perché si nascondeva? È ciò che era stata addestrata a fare. Essere un uomo e una donna allo stesso tempo, all'occasione, come servisse. Continua. Avevamo deciso quando scappare. E lei l'ha rivelato a suo fratello. Non era intenzionata a scappare. Era intenzionata a scappare, pensava di aver trovato in suo fratello qualcuno che le desse retta. Neanche uno scorpione può fidarsi di uno scorpione. Nessuno può fidarsi di uno scorpione, è questo che sto cercando di dirvi da prima. E allora perché tu, Master, hai cercato di farmi fare lo scorpione dall'inizio della campagna? Perché sarebbe stata una campagna diversa. Ma hai detto voglio fare il samurai stronzo ed è fare lo scorpione. Non mi hai detto tutte queste altre cose di quanto sono visti male. Beh, ma dipende da chi, dai granchi un po' meno. Non sono visti così male. Ma perché sono ignoranti e non sanno bene cosa c'è sotto? No, no, lo sanno. Perché una benissimo. Qualsiasi persona intelligente. No, è che lo sanno benissimo. Cambia il contesto da cui lo guardi. I granchi che sono sempre lì a prendersi ondate in faccia di esseri dell'ombra. Anche il combattimento sporco degli scorpioni. Se allontana la pressione, va bene. Tutto lì. Esattamente. Comunque, quel giorno in cui Motoko è morta, io avevo sfidato a duello suo fratello, che non si è presentato e ha mandato sua sorella. L'ho uccisa senza sapere che fosse lei. In quel momento sono morto e butta giù un altro sorso di sangue. Io voglio provare a vedere se mi sembra, visto che un po' lo conosco, anche se non così in distrazia, che stia dicendo una marea di stronzate. Ho intuizione. Sì, in realtà intuizione abbiamo scoperto che non esisteva. Quindi c'ho un'abilità in più da mettere. Sì, sincerità devi usare questa cosa. E allora io c'avevo ancora punti. Mi sarebbe poi per riguardo, mi sarebbe costato 2, allora sincerità la mettevo a 2. Perché tanto l'ho usata un botto. Se è intuizione. Provo. Ti abbiamo detto che è awareness. Sì. Tengo sempre solo 2, ma. Wow! 8! Non è mai stato più sincero di così. Sarà caduto in disonore, ma almeno non mente. Non so perché abbiano deciso di chiamarmi qui oggi. Forse per prendersi ulteriormente gioco di me. Nella tua vita passata devi avere fatto cose terribili. Forse, e nella prossima sarò probabilmente un insetto. Oh, si dice che la punizione più grande per un samurai sia quella di tornare a essere un samurai. Non te lo auguro, non sei stato mai bravo come samurai. E mi alzo e me ne vado. Perché magari penso che con lui... Gli faccio un cenno a lui mentre me ne vado. Vi si apre un po' di più perché io e lui non siamo mai andati molto d'accordo. Tu resti? Sì. Io ti offre ancora sake. Continuo nella cerimonia funebre. Sai che le cerimonie funebri durano 3 giorni. Tanto devo aspettare il matrimonio. Sì, ma quella di un samurai. Forse che capisco che non credo di aver mai provato quello che abbiate provato voi. Finora ho solo ucciso creature orribili. Ho solo visto uccidere creature non orribili. Ne hai ancora una da uccidere almeno.
E quale sarebbe? Un cadavere che cammina. Volete essere ucciso da me? Vorrei che la mia morte fosse per mano di un mio amico, almeno. E non per mano di qualche bandito lungo una strada. Acconsento, ma dopo le nozze. Protrarremo la mia sofferenza ancora qualche giorno. Vi chiedo questo sforzo solo per ciò che dovrà affrontare il lupo dopo. E quindi vi chiedo, da amico ad amico, di consentirmi di poi agire senza difficoltà. So che vi chiedo uno sforzo per 2 giorni, ma sono pronto a svolgere il compito che mi avete assegnato. Noi del Granchio i compiti li svolgiamo sempre. Vorrei che fosse fatto durante un duello. Va bene. Così sia. Sarà mia premura procurarvi anche le armi idonee. E guardo la spada di legno. La mia arma è più che idonea per il compito che mi aspetta. Ma arrecherebbe disonore su di me, perché sarebbe infierire. Quindi vi pregherei di duellare, ma con le giuste possibilità, sebbene si sappia come il duello finirà. E sia. Grazie, Kakita. Ti offre l'ultimo goccio di sake. Siete stato un nobile samurai. Giro il bicchiere. Non sono più Kakita, il mio nome è solo Kojiro. Va bene, Kojiro. Detto questo, si gira dall'altra parte e si mette a dormire, o almeno a far finta di dormire. Veniamo intanto a Xiang e a Kuseki, che prendono a questo punto la strada della foresta per andare alla ricerca di Umon. Sì. La foresta appunto è abbastanza vasta da essere silenziosa, quindi se Umon è effettivamente entrato nella foresta per meditare, è entrato abbastanza in profondità. Se vuoi provare a cercarlo, puoi fare una prova di cacciare. E chi ce l'ha? Per tua fortuna ce l'ha Akuseki. Ok, meglio. Tada, sono il genio dei party, dello split party. Perché i samurai imparano ad andare a caccia. Tu non sei un samurai, quindi non hai imparato ad andare a caccia. No. Però lui è un cortigiano, non è particolarmente avvezzo a stare all'aperto nel fango. Infatti continua a lamentarsi delle erbacce, degli le radici, di pino, le radici, gli animali. Che palla, che cazzo sto qua. Esplode. Però questo è un 10. E quello è un 1. 17. Oh, ho tirato 5 dadi, 17. E lo cercate per un po'. Iniziate a sentire il rumore di acqua un po' in lontananza, quindi io seguirei il rumore d'acqua. Andate verso il fiumiciattolo e vedete che è un fiumiciattolo che va praticamente da nord-ovest a sud-est, quindi poi passa vicino al villaggio a sud probabilmente. E il fiumiciattolo non è molto grosso, sarà profondo poco più di un piede e mezzo. Non ci sono segni evidenti del passaggio di Umon, però l'idea di cercare un'eventuale cascatella che aiuta lo spirito a purificarsi e a eliminare il malvagio è una buona idea. Akuseki ti dice che può essere un'idea valida. E quindi risalite un po' la corrente alla ricerca di un'eventuale cascata. Mm-hmm. Quando vedete in lontananza
un corpo disteso nel, nel fiume. Eccoci qua. Andiamo, lascia che il fiume porti il cadavere del tuo nemico. Siediti in riva al fiume e guarda il cadavere del nemico passare. Ma questo magari è quello di un amico, quindi... Esatto, quindi andiamo a girare il corpo. Vi mettete tutti e due a correre e quando arrivate al, al corpo vedete che non è Umon, ma è una persona vestita completamente di nero dalla testa ai piedi, senza armatura, con un cappuccio e una maschera che copre la faccia. Ninja. Ok. Posso fare un tiro di medicina per capire come è morto? Sì. Scendete 14, 4, 4, 4. 6. È morto, innanzitutto, vedi che è stato fatto un solo taglio. Mm-hmm. Da una lama abbastanza lunga, quindi probabilmente una spada. Ma da come le ferite sono piene già di pus, ti rendi conto che probabilmente è stato più avvelenato che il livor, sì, che certo. Morto per il taglio. Mm-hmm. È poi morto dissanguato, però diciamo che il veleno ha fatto la sua parte probabilmente nel paralizzarlo in una... nell'acqua. E bene, allora ci mettiamo a correre per risalire. I ninja sono sempre dello scorpione. E infatti, guardando addosso, sotto a una delle maniche, vedi che c'è un tatuaggio che rappresenta una delle famiglie dello scorpione. Ha qualcosa che posso prendere caratteristico di un ninja? Beh, la maschera è abbastanza caratteristica. E poi fai un tiro di percezione. Sì. Yuhu! 17. Ah, guardandoti in giro non vedi le armi che sono state probabilmente portate via, non sai se da suoi compagni o da chi l'ha ucciso, non sai nemmeno se sono stati i suoi compagni a ucciderlo in realtà, però la maschera è un segno evidente. Tiro via la maschera e la metto nella sacca solo per prova per quello che dirò dopo. Non vedete però tracce appunto di Umon e non vedete nemmeno tracce di persone che sono andate o venute da questo posto. Quindi se qualcosa è successo, dato che lui è morto nell'acqua, la persona che ha ucciso questo ninja ha poi seguito da una parte o dall'altra il fiume per nascondere le proprie tracce. Io da una parte all'altra del fiume per nascondere le proprie tracce, cioè sta da uno dei due lati per nascondere. Esatto. Ok. Non allora, è uscito qua, quindi se è uscito che, è uscito più immagino là. Che porca parola, Akuseki sia rimasto su una sponda del fiume senza bagnarsi. Io vado dall'altra sponda del fiume per vedere se trovo tracce e gli chiedo cortesemente se può fare lo stesso mentre lo risaliamo. Ok, e iniziate a questo punto a cercare altre tracce lungo la riva del fiume. Io userei furtività invece di percezione per capire, perché so più o meno come ci si potrebbe muovere, e tirerei furtività. Vai, ci piace questo utilizzo creativo delle abilità. 20. Lui fa 23, quindi se c'è qualche cosa lo dovreste trovare. E parecchio più a nord, dal lato di Akuseki, quindi dal lato del villaggio del castello, Akuseki trova delle tracce e ti dice: ho trovato qualcosa, ci sono dei segni di passi. Io riattraverso il fiume. Riattraverso il fiume vedi che sono i segni dei passi di una sola persona. Che perché vanno preso in braccio. Nella direzione del castello. Perché tornano verso sud est. Kazuki, che ne pensi? Io direi di seguire queste impronte, ma non abbiamo ancora trovato. Potrebbe però essere lui che è scappato e ha cercato di nascondere le proprie tracce dagli altri assalitori? Lo penso anch'io, potrebbe aver risalito il fiume invece di camminare sui lati per far perdere le sue tracce ai suoi assalitori. Potremmo essere troppo tardi, ma potrebbe essere ancora... Vivo. Potremmo salvarlo. E iniziate a correre all'interno della foresta, correre il più possibile.
senza perdere le tracce. Certo. E le seguite, vedete che a un certo punto non fa più nemmeno nulla per cercare di nascondere le tracce. Anzi, vi sembra che abbia allungato il passo. Quindi se ne deduce che non sta poi così tanto male. Anche perché non avete visto tracce di sangue in giro. E le tracce vi riportano praticamente a una strada che vedete poi costeggiare più di nuovo verso sud il palazzo e di conseguenza il resto del villaggio. Lì le tracce iniziano a farsi un po' più difficili da seguire perché non ci sono più molte piante spezzate dai passi di questa persona e non è più nemmeno così bagnata la traccia che lascia, si è asciugata, certo, con il tempo. Quindi rifai anche tu un'altra prova insieme a Kuseki per vedere se ritrovate le tracce e capire se vanno verso nord o verso sud. Spendiamo un punto di vuoto. Scoppiato. 25. Aspetta, eh. Allora. Mi posso tenere 4 più 2 che sono scoppiati. Quindi tutti. No, no, uno meno. 10, 35, 40. Tu sei sicuro che le tracce praticamente attraversano la strada e le ritrovi dall'altro lato, quindi ha proseguito fuori dalla strada per cercare di nascondere comunque il più possibile le sue tracce, dove è tutto molto roccioso e poco rintracciabile. Ecco, se mi sa, ma seguitemi, è andato di qua. E stanno andando verso il palazzo. E a sto punto, se ho individuato le tracce, ho capito un po' come si muove, vado spedito. Vai spedito, arrivi al palazzo e per un secondo, ma poi quando riguardi in alto non vedi più nulla, ti è sembrato di vedere una persona sul tetto del palazzo, al secondo piano. Però è proprio stato... Non istante. Che una prova di percezione posso migliorare la cosa, ok. Quando arrivi all'ingresso del palazzo traferato insieme ad Kuseki, vedi che ci sono già delle spade all'ingresso appoggiate. Quindi qualcuno è già tornato e non sono le armi né di Ida né di Kitsune. Va bene. Però non ti ricordi bene come fossero le armi di Umon, perché poi le avete viste per... Non le abbiamo proprio mai viste. No, le avete viste quando siete arrivati e non sapevate che fossero le sue armi, quindi non ci avete prestato particolare attenzione. Ah, no, io men che mai. Lui era già arrivato. Nel cestone delle armi c'era... Lui era già arrivato, le sue armi erano per forza già lì, però sono passate inosservate come armi generiche. Io non appoggio nulla perché non avevo neanche ripreso un passeggio. E a Kuseki riappoggia le armi, però molto di fretta le lascia un servitore e poi corre dentro alla ricerca di Mayumi. Mm-hmm. Dove sta andando? Infatti vedi che sta andando proprio prima. Io verso la seguo. Sta andando prima verso il giardino e appena apre la porta del giardino vedete sia Mayumi che Umon che stanno parlando in un angolo del giardino. E io, essendo in rango inferiore, sto dietro a Kasuki. A Kuseki. Oh, ragazzi, a Kuseki. Lascio che agisca prima lui, perché è così che dovrebbe essere a livello di cortesia, di etichetta. E vedi che a Kuseki, prima di avvicinarsi, fa un cenno a Mayumi, che lo sta più o meno guardando, che gli dice di aspettare. Aspettate un attimo e vedete che Umon si gira, finalmente vede che anche voi siete lì. Mm-hmm. Si gira e va verso le stanze del daimyo mentre lei viene verso di voi. Non vi preoccupate. Umon è salvo. Qualcuno ha cercato di aggredirlo nella foresta. Mi dispiace non essere stato presente, ma è vero che qualcosa minaccia la sua persona ed è bene che d'ora in poi, se possibile, sarebbe
l'uomo può essere informato dei suoi spostamenti. Gli ho chiesto di non uscire più senza dire nulla nemmeno a me. Mi ringrazio, mio signore. E sono certa che vi vorrà parlare dopo che avrà finito di parlare con mio padre. Una visita da parte dei ninja, si può dire? Sì, sì. Ninja della famiglia Soshi. È una visita non gradita. Ed è bene essere protetti da tale persone. E essere da soli non è un buon... È per questo che vorrei un nuovo branco per Umon. Saremo fieri di averlo fra di noi. Ti fa un inchino, proprio più un cenno con la testa lei ti fa. Mi basta, mio Dio, un cenno. Scusa. Ma io mi senpai, mi ha guardato. Oh, mamma mia. No, per il cenno, mica perché è femmina, è un po' un tubo. Qualcuno gli dimostra rispetto per una volta. È quello. Ah, scusa, hai ragione. È passata... Non contavo sulle tue privazioni. È passata la maggiordomo e mi ha schifato. Scusa. Vabbè, quella è una stronza che... E niente, vi lascia nel giardino. Io mi metto a meditare perché meditando posso recuperare il mio punto vuoto. Adesso che sai che Umon è salvo. E beh, oh, lì se non esce. Quindi, no, 14. Ok. Però bisogna guardare perché non mi ricordo se devo però avere l'enfasi, sai. Non me lo ricordo. Lo dico tra pochissimo. Che posso scegliere o di meditare per non mangiare e bere quel giorno o per recuperare il punto di vuoto, se non erro. Allora, la difficoltà per recuperare il void poi punti vuoto è 20. Ok, non è andata. Invece, se hai l'enfasi su digiuno, pure sarebbe 20. Quindi ti no, sei no. Solo messo a meditare. Va bene, e sono troppo agitato, non riesco a entrare in un profondo stato di rilassamento. Akuseki a questo punto è molto stressato e va verso i bagni per rinfrescarsi e... cambiarsi d'abito dopo essere stato nella foresta, che è una cosa estremamente sporca e poco adatta a un uomo come lui. A cacchio, io ti potevo dire che usavo il Kirin, giusto? Però te lo devo dire prima che l'attivo per fare il... Hai preso il Kirin poi? Sì, è la mo' che ho preso. Il Kirin è il tuo tatuaggio? È il mio tatuaggio che mi permette, una volta attivato, quando attivo il tatuaggio, di ritirare un qualsiasi tiro. Però dovevo dirlo prima. E ci deve entrare un po' la meccanica. Ma cos'è che se n'è andato? Tu stai meditando e voi due dopo un po' potete... No, io quando lui se ne va io sono tipo un isolato più in là sulla strada del castello che lo sto aspettando. Beh, non ci metti poi molto a tornare in realtà. No, certo. Tornate verso il palazzo anche voi? Beh, sì. Io... Io sono andato a dirmi. Faccio un cenno e... E tornate al palazzo, vedete che al palazzo continua a non essere arrivato nessun altro oltre a voi. Quindi è difficile che il matrimonio sia domani ed è comunque difficile anche che sia tra due giorni. Se domani inizia ad arrivare altra gente, al terzo giorno è possibile che ci... Forse. Sia il matrimonio. Però con la quantità di gente che è arrivata finora non faranno sicuramente un matrimonio. Ma è una cosa sospetta. Cioè, nel senso, a questo punto si può ipotizzare che il matrimonio in realtà non si consumi. Ma allora la città l'hanno addobbata a festa. O è tutta una roba molto complicata di Umon con qualche suo schema da scorpione per cercare di fregare o voi o il leone in qualche modo,
oppure boh, semplicemente stanno aspettando qualche cosa. È anche possibile, come dicevo prima, Kitsune, che abbiano invitato voi con largo anticipo proprio per cercare di risolvere questo problema prima che arrivino gli ospiti veri e propri. Comunque, se non avete altro da chiedere, no, e non volete parlare tra di voi, io l'unica cosa che vorrei andare a fare, non ho solo un'azione narrativa, andrei a dire alle guardie, con le guardie penso di poterci interagire normalmente. Sì, anche loro ti guardano un po' dall'alto in basso e si aspettano che tu ti prostri, però... No, no, ma io un inchino non formale, ma un inchino di testa, lo faccio comunque, e gli riferisco che c'è un cadavere nel fiume, di andarlo a recuperare, perché se rimane nel fiume guasta l'acqua per tutta la città. Non solo, i cadaveri a Rokugan vengono tutti bruciati entro 3 giorni dalla loro morte, anche tra quelli dei contadini, per evitare che tornino in vita o che un oni prenda possesso del cadavere. Tra l'altro, scusa, giusto per dire una cosa agli spiriti nella testa, a Luca soprattutto, se ti stai riferendo a farti il tatuaggio del Kirin nella vita reale, non credo che ti dia quei poteri. No, te lo di no. Se stai parlando perché stai giocando alla Leggende 5 Anelli, allora sì. Però puoi provare con il tatuaggio del dado da 20. Non serve a niente, no, però è bello. No, anzi, in realtà hai iniziato a tirare peggio da Master da quando si è fatto quel tatuaggio. Hai caricato tutto lì. Poi posso dire una cosa. Il Kirin, se non sbaglio, è un unicorno. Quindi avere un unicorno gigante sul petto è gay! È un unicorno però con la barba. Sì, sì, lo so. In realtà non ha nemmeno il corno, se è per questo. È chiamato unicorno. Il Monster Hunter ce l'ha. Ok. Però c'ha anche la barba. È un cavallo con la faccia quasi umana, sì, e esatto, la barba. Esatto, sì. È un vecchio gay. Era anche un bellissimo... controlla il fulmine, no? Quindi sì, era anche un buonissimo ristorante cinese qua vicino. Hanno detto anche che non fa più i ravioli. Però. Che faceva i ravioli più buoni che abbia mai Milano, mangiato. Sì. E invece... ha cambiato i ravioli. È diventato un giapponese o un yukinit. No... Ma da quanto della vita? Da pochi Dani. Mesi. No, da pochi mesi, da meno di un anno. Claudio, guarda che mi sa che un paio d'anni fa, so che la vecchiaia è... No. È un paio d'anni che ci lamentiamo, soprattutto tu che non puoi più mangiare i ravioli, quelli lì. È passato già così tanto sì. tempo. È il tempo per gli spiriti. Claudio Kun, purtroppo sì. Vabbè. Comunque, a proposito di ravioli, se non avete altro di cui parlare tra di voi... Scende del tutto la sera. Che beh, già io a scendere. L'unica cosa che condivido con il gruppo è che. Ah, vabbè, sì, con lui gli condividiamo di che cose. Che Kakita non sarà un problema. Ne sei certo? Sì. Mi dispiace che un compagno sia caduto così in basso. Ma a quanto pare è morto tempo addietro. In circostanze direi anche abbastanza particolari. A cosa vi riferite? Alla sofferenza che ha vissuto. Finalmente questo guerriero ha avuto la risposta a cosa è accaduto veramente 5 anni fa. Ah, una risposta complicata. Già. E come al solito, quando c'è di mezzo lo scorpione, nulla è quello che sembra. È una trama ricorrente questa, ma vi prego, spiegatemi a fondo quello che avete scoperto. Beh, gli raccontiamo la storia, tanto ci è stata consegnata. Io naturalmente tralascio la parte che riguarda solo me e Kakita. Ah, del duello, sì sì. Sì sì, quella la tralascio, cioè quella è mia e sua. Ma guarda, non è neanche scritta. E raccontiamo tutta la storia. Della tipa, del cambio, esatto. Eccetera, eccetera. E la mia opinione è che in qualsiasi caso Umon non debba entrare nel gruppo. Perché affermate questo? Non è mai stata l'intenzione della Volpe di allargare il branco. La Volpe voleva solo sapere dove si trovava colui che deve essere protetto, secondo Mizuo. Perché questa affermazione, se posso chiedere? Allora, è stato causa della disgrazia di un nostro compagno. È stato causa della disgrazia e non ha risposto a una chiamata in duello. Scusate, è vero, me l'avete appena raccontato. Per quanto possa essere disonorevole scappare e abbandonare la famiglia,
questo tipo di inganno verso un compagno forse è sbagliato da parte della volpe, ma lo sento più personale. Non ho offeso solo la via del Bushido, ma anche la via della nostra amicizia. Oltre questo, penso che dovremmo stare attenti anche a altri nemici come questi. E tiro fuori la maschera da ninja. Hai ninja fatto spese? Ninja del clan. Sì, guarda come mi sta bene. Il clan è dello scorpione, della famiglia, non sei sicuro, ma è probabile Soshi o Bayushi. Conoscenze mi potrebbe aiutare? Conoscenze ti potrebbe. Xiang, non credo che tu avrai mai abbastanza onore da poter indossare quella maschera. Nonostante sia di uno scorpione. Posso usare. Sono scorpioni ninja. Posso usare la mia enfasi sulle terre d'ombra per vedere se questa famiglia è implicata, come la famiglia Yogo, in qualcosa relativo alle pergamene? Mm-hmm. Ok, va bene. Vedi, mi tolgo la maschera. Ma io non l'ho messa. Hai detto metto la maschera. 18. Allora, tu quant'è che hai fatto, Xiang? Tu fai due conti rapidi, guardi, ti ricordi meglio il tatuaggio che hai visto sul braccio del ninja che hai ucciso? E cerchi di ricordarti tutto il poco che si riesce a ricordare degli scorpioni al di fuori del clan. E ti ricordi questo. La famiglia Shosuro, quella vera, è una vassalla della famiglia Bayushi, che è la più importante del clan, e sono quelli che fanno i lavori più sporchi per la famiglia Bayushi. Quindi quello che ti viene in mente è che, essendo più facile che i ninja siano di questa famiglia, cioè della famiglia Shosuro, sarà stato della famiglia Shosuro, al massimo della famiglia Bayushi. Tu invece, Hida, delle famiglie dello scorpione, quello che riesci a ricordare di quello che ti hanno insegnato sul muro, di cosa stare attenti e di chi non fidarsi. Tutti. La famiglia Yogo ha una storia ben particolare. Innanzitutto, non era una famiglia che apparteneva al clan dello scorpione all'inizio. Apparteneva al clan della Fenice. Sono una famiglia di Shugenja, e sono tutti Shugenja, sempre. E sono stati però maledetti nei primissimi giorni dell'impero a tradire tutti coloro che amano. La maledizione era stata lanciata perché il primo della famiglia tradisse l'imperatore, ma la sua maledizione si è trasmessa da lì a tutti i discendenti. Motivo per cui in genere è proibito alla famiglia Yogo sposarsi, per evitare che la maledizione si sparga più del dovuto minimo necessario. Che è uno dei motivi per cui è una delle famiglie più piccole, nonostante sia una delle più importanti in tutto l'impero. Sì, ma adesso sta sposando la figlia del leone. No, ma soprattutto sta sposando... Lui non è sanguigno della famiglia Yogo, è stato adottato, un contadino, no? Beh, lui... ma adottato sei samurai comunque, no? Sì, ma non è che non ti passa sei la samurai se sei adottato ufficialmente dalla famiglia del daimyo. Non ti passa, quello non che ti passa la maledizione di sangue. Quello che vi ha detto prima Kakita è che loro sono ufficialmente eredi, cioè ufficiosamente Yogo. Eredi della famiglia Yogo, però ufficialmente sono della famiglia Shosuro. Sono dello scorpione, sì. No, della famiglia Shosuro, dell'altra famiglia. Sono stati adottati da un'altra famiglia. Sì, però sono samurai ufficiali. Di un'altra famiglia. Sì. Non della Yogo. Famiglia Yogo. Esatto, della Shosuro. Esatto. Ah, okay. Quindi andiamo dal daimyo e gli diciamo: ah, quello è uno degli Yogo. Ok, sti cazzi. Beh, no. A parte per la maledizione, ok. C'è una maledizione di mezzo. Avevo però sono comunque samurai. C'hanno tutti gli onori. Ho capito che non erano. Quindi sono stati. Sono sanguinei della famiglia Yogo, ma adottati dalla famiglia Shosuro. Ok. E questo non si sa.
No. Non si sa il collegamento tra la famiglia Shosuro e Yogo, che probabilmente potrebbe mettere un bel palo nel matrimonio. Loro nei documenti ufficialmente dappertutto, se chiedete a chiunque, sono della famiglia Shosuro. Vorrei anche ricordare... E però non avete che la parola di Kakita, esatto, per confermare questa cosa. Vorrei ricordare che la volpe e i suoi compagni hanno solamente la parola di un disgraziato, di un morto. Questa informazione è utile, ma non so effettivamente quanto possa essere reputata utile. Sarà utile nel momento in cui sarà utile. Parli come uno scorpione. No. Parlo come un granchio che non ha la più pallida idea di che cosa abbia appena detto. E rido. Anche perché io sono leggermente alticcio, causa funerale, e quindi... Beh, andiamo a riposare, però io nella notte fonda... C'è anche la cena prima. Ah, giusto. Vuoi rifiutare la cena del daimyo? No, io ho una fame. No. Per adesso in giro c'è gente per la casa? Ci sono i servi che stanno iniziando a preparare per la cena, ci sono le guardie che sono sempre lì a girare, a pattugliare. Vedete che dopo che Umon è tornato a casa ci sono delle guardie in più che girano. E vogliamo cercare di far scoprire le proprie carte a Shosuro, almeno a noi? Questo guerriero sta pensando a qualcosa di più articolato di un Yogo e vedere le sue reazioni. Però il senso sarebbe quello: far capire che sappiamo, ma non è forse necessario far sapere che sappiamo finché non potrebbe abbiamo essere qualcosa. Interessante la sua reazione quando siamo sul dobbiamo proteggerlo. Quando siamo sul muro e abbiamo degli indizi fondati di un attacco, non lo andiamo a dire a chi sta attaccando, ma prepariamo una trappola. Ma a questo guerriero sfugge quale sia effettivamente la trappola, perché cosa ha fatto di male, a parte nascondere la maledizione, che è grave, ma... E lapidare. Vorrei ricordare che gli spiriti hanno comunicato, e la volpe ascolta molto attentamente, che deve essere protetto. Sì. Siamo stati anche chiamati qui, abbiamo un vincolo d'onore. Sapere delle cose in più, senza rivelarle, ci può mettere nella condizione di creare una trappola anche per chi vuole uccidere. Ma se dovessimo rivelargli quello che sappiamo, potrebbe essere più semplice proteggerlo. Se lui sapesse che sappiamo ma non vogliamo rivelare. La generosa volpe crede che una persona come Shosuro si lascerà proteggere? Non penso che un Monsano possa denegare il nostro aiuto ora che è stato attaccato così apertamente. Lo sa. Meditazione. Visto che è stato attaccato, lo sa. A meno che quel ninja non si sia tagliato il ventre da solo. Ripeto. E con del veleno. Sarà l'olfatto di questa volpe che ora che è di nuovo a caccia si è affinato, ma... Questo guerriero continua a sentire sempre di più questa puzza di bruciato. Non dico che la situazione non sia calda, ma dico solo pazientiamo. Quella che abbiamo in mano non possiamo chiamarla verità. Se noi due decidessimo di sì, sì. E guardo lui, Ida. Questo è il vostro punto di vista, Kitsune-sama. Io non mi sento tuttavia di appoggiarlo appieno. Anche perché non ne avresti
il potere. La tua parola con quella di Chosuro varrebbe niente. Non c'è quella di questo guerriero che gli dà potrebbe essere diverso. Penso per quello, secondo che... questo guerriero converrebbe che lui sappia. La voce della verità suffragata da fatti reali non dipende da chi viene, ma ha il suo peso da qualsiasi bocca. È impossibile bocca per esca. Noi trovare fatti reali. Per questo gli spiriti dico che possono comunicarmelo, ma come avete visto in passato, non sempre la loro interpretazione viene considerata certa e vera nel suo significato più profondo. Capisco, Hixone Samo. Anche perché ho visto che ogni volta che apro bocca mi ribatte sopra, allora mi ritiro. per non offenderlo. A questo punto... Akuseki torna dal bagno in questo abbiamo momento. Una stensione. Scoprire le carte. Non scoprire le carte. A mio avviso è anche per me non scoprire le carte. Si sta ancora asciugando i capelli. Ma non ti dà retta. Vi guarda. Che... Se però tieni conto se del pur mio voto, se pur sama, che tengo voto del... se pur sappiate che per me è una stensione. Seppur il suo rango nell'ordine celestiale è nettamente inferiore al nostro, eccolo lì. Il suo voto nel nostro gruppo è sempre valso 1. Ma certo. E guardo verso l'alto come per dire però chi sta dell'ordine celeste poi tanta la cosa che conta. Credo che sarà un po' più complicato stasera ottenere delle risposte dal daimyo mentre finisce di asciugarsi i capelli. Dal daimyo? Dal daimyo, da Umon o da chiunque altro vogliamo interrogare. Akuseki-sama, ve l'avevo detto che sarebbe stato meglio rimanere qua giù. Ha iniziato ad arrivare gente stasera. Chi sono gli ospiti di stasera? A giudicare dalle maschere? I parenti dello sposo. Sì. Che gli mandano anche un ninja in regalo. Secondo gli spiriti però non sono sufficienti. Altrimenti non ci sarebbe bisogno del branco. No, non ho detto che loro l'avrebbero protetto. Ho detto che sarà più difficile ottenere delle risposte. Beh, immagino che un minimo tra di loro, visto che stanno guadagnando qualcosa, si proteggeranno. Si vede che o non sono abbastanza attenti o non sono degni di farlo o pronti. Chi può dirlo? Quella maschera che abbiamo trovato e il cadavere che portava quella maschera mi suggeriscono che neanche tra di loro ci sia questa coesione come si crede all'esterno. Appoggio il gomito tipo sul tavolo della stanza dove stiamo parlando, tolgo il pezzo di maschera e li guardo un po' più scazzato. Ma lasciare che gli scorpioni si ammazzino a vicenda e toglierci dalle scatole? A tale proposito dicevo di non snudare le zanne finché non c'è una reale minaccia che incombe. Non solo. Non sei tu che hai detto che gli spiriti vogliono che proteggiamo Chosuro? Gli spiriti possono essere interpretati nel loro messaggio. Parli come un vero Shugenja. Io mi giro verso... Ti ha offeso senza neanche tirare di... No, per niente, la volpe cambia idea ogni tre io secondi. Io mi giro verso Renshu e dico... come si gira, la volpe ha sempre ragione. Potrebbe anche non essere una volpe. Si trovano risposte migliori. La volpe è solo una delle forme che sceglie. Sarà un caso che ha quel codone pronto a infilarsi tra le gambe alla prima possibilità? Beh, le migliori ne hanno altre 8. Io arrossisco perché queste battute maliziose mi mettono sempre in difficoltà. Le migliori ne hanno anche altre 8. Sai cosa si può fare con 9 code? Scappare più velocemente con la coda tra le gambe. È un po' più complicato. No, un po' più complicato, ma il detto non dice che sia facile, dice solo che scappi con la coda tra le gambe. Questa mi piace, invece, è più concreta. 8 vuol dire solo che sei più codardo. Saranno interessati a saperlo i miei maestri questo. Dimostra che la filosofia del clan della Fenice. Penso che potremmo studiarla e pensare quale trauma mentale avete subito da piccoli
per arrivare a questi ragionamenti infantili, ma non sta a me decidere quali pensiamo, siano. Pensiamo piuttosto a quale trauma abbiate subito voi della volpe per diventare vassalli della mantide, più che di qualunque altro clan. Beh, perché? Hai qualcosa in contrario contro quelli della mantide? Non ho nulla in contrario contro quelli della mantide, però diciamo che sono un po' troppo individualisti. E mi metto a meditare. Ed è male? Beh, sì. Giusto, meglio esplodere in fiamme e forse rialzarsi poco dopo. Non sono mai esploso in fiamme. Sei come quei disegni sui muri che fanno i bambini e poi vengono picchiati dai genitori per averli fatti. Appariscenti, sì, molto colorati. Quello che manca poi è la sostanza. L'individualità della mantide deve essere solo ammirata per quello che è. La perseveranza. Scusa, forse devo spiegarti cosa vuol dire quella parola. No, credo che se qualcuno può spiegare che cos'è la perseveranza sia un granchio, non certo una volpe che cambia idea ogni 3 minuti. Anche questo è vero, ma che ti dice fuori? Gli spiriti, sai come sono? E sono sicuramente più vicini allo Yomi della Fenice. Non lo so, la Fenice vola in alto verso l'ordine celeste, mentre la volpe è costretta a rimanere a terra. Vero, però la volpe usa la Fenice e faccio sfare una fiamma dalla mano. In questo caso direi che anche il leone sta usando la volpe, sta usando anche il drago, sta usando anche il granchio e sta usando anche una Fenice. La Se leonessa. Qualcuno, beh, chiunque sia leone, leonessa, non è sì. Nessuno di noi. Vero che sta usando tutti, ma forse la cosa più preoccupante è chi sta usando lo scorpione. È sempre preoccupante quando c'è uno scorpione di mezzo. Non siete bene tutti i vostri difetti. Lo scorpione è molto peggio. Tant'è vero che l'unica famiglia che mai se n'è andata dalla Fenice perché era stata maledetta, dov'è finita? Il Yogo. Nello scorpione. Devono essere veramente caduti in basso per accettare anche i resti della Fenice. E di solito quello che lascia la Fenice è solo cenere. È anche quello che lasciamo dai nostri nemici. E su questo si chiude questa puntata della Leggenda dei Cinque Anelli con 4 samurai che complottano e metafore a cazzo per tutta la sessione. Esatto. 4 samurai che complottano, esatto, nell'ombra contro 3 samurai, perché riesce in un angolo a meditare, se è reso. Entra in meditazione di 2 secondi perché poverino. No, quello in realtà è Simone che vuole recuperare i cazzo di punti vuoto. Perché disperato. Io sono fatto 9-9-9-26. Perché Simone non è stupido, né? Quindi appena ha visto Claudio che gli ha fatto stampare come funziona il combattimento, lui ha detto: si combatte, devo riprendere i punti vuoto. Medito. E vedrete nella prossima puntata post cena cercherà di meditare altre 2-3 volte. Medito mentre mangio questo sushi, è stato fatto bene. Punti vuoto. No, mamma mia, ragazzi. Non è un videogioco in cui consumi la razione e recuperi, esatto, punti vuoto. Mi spiace per te. Quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. Il master è Claudio Serena. Grazie. Chi fa il master? Grazie. Esatto. A proposito di chi fa il master. Game Masterclass, no. Game Masterclass è stato un evento che c'è stato domenica scorsa, ma che si verrà ripresentato a Modena, e in particolare a Modena per tutti e 3 giorni. Fumble sarà presente con un tavolo dove far giocare Clotos e Gattai. Saremo allo stand della Lady of the Lake, se ci cercate. Venerdì pomeriggio alle 3, per chi sarà al Modena Play già il venerdì, c'è un piccolo incontro su "ma stasera si gioca? Come giocare quando manca una persona fondamentale per la storia?", che è una cosa che abbiamo imparato a fare a Fumble a forza di assenze non giustificate, e non avete mai portato la giustificazione dei genitori, oserei anche dire. In più sabato mattina, mangiata dalla volpe, bruciata dalla Fenice, esatto, esatto, distrutta dal dragone, sì. Sabato mattina
Oppure ci sarà una tavolata dalle 10 alle 14 a turni da un'ora, un'ora e mezza per provare Clotos duro, proprio a continua. Che è un bel gioco. Dura. Che è stato copiato dalla Fantasy Flight. Che è stato copiato dalla Fantasy Flight, a quanto pare. No, prima che aprite cause sto scherzando. Il prossimo Leggenda dei Cinque Anelli funzionerà per approcci come buon Clotos. Comunque, se volete venire a giocare a Clotos, potete A, presentarvi lì e sperare che ci sia un tavolo, un posto vuoto al tavolo, ma B, potete iniziare a scriverci a gamemaster@fumblegdr.it o sulla pagina Facebook o a twitter@fumblegdr per dire io vengo sabato alle 11 e io vi tengo un posto per sabato alle 11. Sì, non fate come me che quando sono andato alla Forgia degli Eroi dicendo ma è il mio master da 10 anni, figurati se non mi lascia un posto al tavolo per giocare a Clotos. Non mi ha lasciato un posto al tavolo per giocare a Clotos perché c'era un sacco di gente. Tra cui io. No, una cosa importante su Modena Play. Allora, adesso, quello che ha detto Claudio è una sacrosanta verità, ma in generale per la fiera. Nel senso, la fiera di Modena quest'anno fa anche il venerdì pomeriggio proprio perché negli ultimi anni ha avuto 1 miliardo di miliardi di accessi. In realtà è perché negli ultimi tre anni sono andato io e quindi Hai portato come ogni buon PR montagne di persone. Esatto. E quindi cosa succede? Succede che molte persone poi vanno alla fiera ma guardano i tavoli e non riescono a giocare a niente. È capitato anche quello. Consiglio personale per tutti quindi di arrivare e poi cominciare a girare prima fra i tavoli il prima possibile e vedere se qualcuno le prende le prenotazioni. Siccome Claudio ha avuto un'ottima idea nel lanciare le prenotazioni prima della fiera, siamo praticamente a un mese della fiera, prenotatevi. Tra l'altro se vi prenotate per la domenica dei PX gratis perché è il mio compleanno e festeggerete con me avendo, vedi? Della roba gratis. Questo non è molto corretto o onorevole, però no, è onorevolissimo se pensi che in Clotos non ci sono i punti esperienza. Esatto. Ma così ti sei fregato da solo. Vabbè, non sono un bravo scorpione. Però uno si può, però vi potete scrivere sulla scheda che avete dei punti esperienza. Assolutamente sì, farò delle schede apposta con un angolino punti esperienza. Esatto, quella dell'anniversario, la scheda dell'anniversario. Tra l'altro, a proposito di anniversario, questa settimana è stato anche l'anniversario della nostra 200ª puntata e quindi dell'apertura della Forgia degli Eroi di Milano, da cui abbiamo fatto la 200ª puntata, che è stato questo sabato. Un anno? Un anno, esattamente. E adesso che puntata siamo? 290, 200, non lo so, perché poi in mezzo ci sono anche side quest. Non le contate? Quando festeggiamo il 300? Non lo so. Devi iniziare a contare. Devo togliere side quest anche. Ma anche loro festeggeranno poi il loro anno. Sì, però da quelle 280 se Claudio Bustolino non sostituisce tutto il suo gruppo con dei cartonati e ne va a fare un altro. Ah, pensavo di fare bustolinate anche per i cartonati. Ma l'ha già fatto, in realtà è lui che fa il ventriloquo. Per quello non fanno quasi mai video, l'hanno fatto solo una volta che ha invitato gente a caso. Esatto, sì. Comunque non ti preoccupare, te lo dirò io perché quando finirò il muro del metallo. Ah, giusto, devi scrivere. Muro del metallo che con la Leggenda dei Cinque Anelli non ha un grande... No. Troppo difficile. No, perché anche la tua offesa con le code non rientra nel metallo. No. Perché è più sottile. Quindi... Ma no, è che qua se fai metallo alla nostra maniera offendi qualcuno e rischi... Grossissimo. No. Quindi qui ho fatto il metallo fuori gioco. Esatto. Se non sapete cos'è metallo, andate a vederlo sul sito di FumbleGDR. Esatto. Non c'è ancora, però potete andare a cercare nelle puntate. Okay. Spieghiamo. E iscrivetevi su YouTube. Iscrivetevi su YouTube. Iscrivetevi più che altro alla pagina Facebook. Claudio Bustolino guarda la trasmissione. Si è connesso adesso. Ha sentito le orecchie fischiare. O ha finito l'ultimo cartonato. Ciao Claudio. Ciao. Iscrivetevi al podcast. Andate su iTunes. Lasciate delle recensioni e delle votazioni ai 5 anelli. Condividete il podcast o il video su tutti i canali che potete condividere, esatto, su WhatsApp, su Telegram e tutto quanto via posta anche. Ma se volete mandare un telegramma con www.fumblegdr.it lo potete fare. Potete anche andare su fumblegdr.it e su QWERTY.it diventare soci di QWERTY o fare una donazione. E per tutti gli altri che vengono a Modena, ci vediamo a Modena. Io vorrei ringraziare chi ci ha mandato questa settimana uno scatolone di miniature, tra cui passami quella scatola. Bella che questa hai lì qua, in mano. Questa bellissima, ragazzi. L'ho montata ieri sera, ma ho tenuto la scatola.
di questo guerriero ciultano dei dinosauri. Perché è la collector series di Tomb of Annihilation. E infatti è limitata a 1500 copie nel mondo e noi ne abbiamo una. E vi ringraziamo molto di questa cosa. Qui c'è da la miniatura è stata incollata, sta finendo di... Anche perché Tomb of Annihilation mi arriva il manuale tra un po'. Tra poco in realtà, spero, dipende dalla spedizione. Ed era quella che poi avrei potuto far affrontare ai coboldi. Tra l'altro nelle miniature giustamente ci hanno mandato anche dei coboldi. Che saranno perfetti se dovessimo mai fare Tomb of Annihilation. Lo farei. Deve essere molto bella vedere però la Tomb of Annihilation giocata con i coboldi, perché secondo me va dei rail immediato, sì, sì, come dei rail immediato distruttivo. Al terzo metro il treno. Esatto. Railroading con i coboldi. Esatto. Impossibile. Vabbè, giocherete tutto il tempo nella giungla di Jude. Sì, esatto. Con le melme. Senza mai entrare nella Tomb of Annihilation. Perfetto. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci ascolterà in podcast. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Buonanotte! Famo!